No, non ti parlo perché tu mi vuoi far partire un dialogo. Dobbiamo andare nel DLC, me ne frega un cazzo. Legacy, proprio del retaggio, quindi sì, è del papà. Vabbè, ma aspettate, ti fa scegliere anche Bethany. Questo vuol dire che è pre-capitolo 2 però. Questo allora in realtà andrebbe giocato prima della fine del primo capitolo. Perché se lei poi se ne va a fanculo, quando ha fatta sta cosa? Gli hanno dato il passpartout, gli ho detto guarda, c'hai la giornata libera, domani parti, fai quello che cazzo che ti pare. Ma dettagli, che ci portiamo? Allora, Meryl sicura, ci portiamo Varric perché è un must. Bethany è un must perché se stiamo andando a vedere roba de famiglia, lo capirai ad inizio di DLC perché hai Bethany. Ok, Varric, vai con solo waifu, sei contento? Andiamo. I have a report you might find interesting. It tells of a chasm in the Vinmark Mountains and a secret that was said to be buried within. Yet when the Chantry went to investigate, they were turned away by the Grey Wardens. And why would I find that interesting? Because the champion was there. I can't help but notice you failed to mention this adventure. Oh, that? I didn't think you'd be interested. Just some business with Hawk's family and a few Carter dwarves who went too far. You're not going to believe me. I'll take my chances. All right. Don't say I didn't warn you. Oh. That's where these dwarves are? These are Carter dwarves, so they're more criminals and smugglers than anything else. They're not usually stupid, though. I don't know why they'd attack you. They snuck into the gallows. If there hadn't been Templars to stop them. But they failed, thankfully. They haven't been able to kill me yet, either. You have a plan, then? I found their hideout, but my sources couldn't tell me anything else. It's all very strange. Ah, perché giustamente se qualcosa di famiglia ci sono venuti a cercare perché siamo i figli di Hawk. Cioè, rimane il fatto del perché è uscita Bethany. Ok, hanno attaccato la forca, i templari. Cioè, gli hanno detto letteralmente, ok, ci hanno attaccato Bethany. Vai! Palla de fuoco. Hanno nominato anche i custodi grigi. Quella è una cosa figa perché vuol dire che il nostro padre è inciuciato con i custodi grigi. Voglio una spiegazione. There must be a reason they're attacking us. I intend to find out. Right. Only one way to do that. So we're just going to walk in, start cutting off heads? Don't worry, Sunshine. The bloodstains come out. At least the circle let me come. I didn't want you to do this alone. Let's go. No, ok, cioè il circolo ha detto vai. Però questa in realtà è una cosa anche di lore molto figa, perché vuol dire che Bethany è molto come Wine. Cioè non è che i maghi li attaccano al muro e li lasciano là. Cioè se tu dimostri di essere... buona, tutte cose, dai una mano, aiuti a sviluppare il circolo, se fidano di te. Cioè, è letteralmente Bethany è come Wine, l'hanno lasciato andare in giro perché c'ha il permesso. Gli hanno lasciato veramente il giorno libero, hanno detto vai. Giustamente Bethany non è mai venuta in party. Allora Bethany, ti buildiamo. Anche perché ricordiamoci, Bethany era sbroccata, eh sì, B-class a barbaro Bethany è botto. Questa non c'era prima. I maghi della forza dominano il campo di battaglia violando le leggi della natura per schiacciare, scagliare in aria e debilitare i nemici. Il circolo di Kirkul presenta una percentuale insolitamente elevata di maghi che eccellono in questa specializzazione. E le loro ricerche hanno fatto compiere grandi progressi a questa scuola di magia. Se vuoi utilizzare i talenti della specializzazione del mago della forca, devi prima sbloccare investimenti. Ma che figata! Oh madonna, ma che figo! Cioè nel DLC quindi avrebbe avuto o questa specializzazione o la specializzazione del custode grigio. Figata. Oh, ragazzi, nei DLC si sono impegnati, porca troia. Pugno del creatore. Esplosione telecinetica, anello gravitazionale, richiamo dell'abisso. Chiaramente i nemici al suolo con incredibile violenza, annullando la difesa fornita dall'armatura, perché giustamente è gravità, quindi puoi averci quale armatura vuoi. Furia del creatore, può usato più spesso. Vabbè, incrollabile, più tempra. Madonna, questi comunque controlla i buchi neri. Che cazzo. Cazzarola, è un brontonanico. Ma in realtà la cosa è, dove cazzo siamo? Noi ne abbiamo viste tante di ambientazioni all'interno di Dragon Age, ma un deserto mai? Figata! Varric ha detto che solitamente non ammazzano i membri delle gilde, perché giustamente non c'ha senso. Quindi è stato qualcun altro, Prole Oscura. Se tu mi dici custodi grigi, io penso istantaneamente ai Prole Oscura. E Prole Desertica, sì. Sarebbe effettivamente strano i Prole Oscura nel deserto, perché è proprio la cosa più lontana dal loro habitat. Ma Tom, che bello! Ma sapete che boccata d'aria fresca? Perché fino adesso abbiamo visto sempre i tre dungeon in croce di merda. Vedere qualcosa di nuovo è proprio... ah! Questa in realtà è roba te Winter, perché si rifà tantissimo ai vicoli della città oscura. You, both sisters, you're here together.
You've come! Is he referring to you and me? Everyone! It's the children of Malcolm Hawk! They've come to us! Sono ghoul! Sono corrotti dai Prole Oscure, hanno gli occhi vitrei! No, non mi dite che è sopravvissuto l'architetto, perché questa cosa la sapeva fare l'architetto nel primo. Oppure sono discendenti. Però, madonna, sono arrivate le figlie di Malcolm Hawk! Malcolm Hawk? What does my father have to do with this? It began with him and ends with you. Blood for blood, that's what we were told. Did father do something to the Carter? You've come to us now, and that's the only thing that matters. Vabbè, è palese comunque che il papà di Hawk fosse un mago del sangue, ma tipo ormai quando stanno fuori dal circolo è un po' spara sulla Croce Rossa, perché ok, non so cattivi, però dicono vai, non mi sta a guardare nessuno, fammi dissanguare sto coniglio per provare a fare una cosa, cioè ci sta sempre un po' di magia del sangue mischiata. Avete attaccato la mia famiglia. You come after my family, you pay the price. We must have the blood. You don't understand. Right. So much for conversation. We will take it. Corypheus will walk in the sun once more. E mo chi cazzo è Corypheus? O come cazzo si chiama? Non mi ricordo. Va bene, vediamo la difficoltà di questo DLC. Anzi, proviamo subito la roba. Richiamo del... la madonna. Gesù. Un bronto! Ciao, bello, non mi stai per attaccare. Questa comunque è proprio magia gravitazionale, ma è greve, eh. Chi è là sopra? Ma Barrick... Raga, ma Barrick si teletrasporta. Come cazzo ci è arrivato qua sopra? Cioè, anzi, per carità, figo. Attiva trap... Madonna Meryl. Ma scusate, ma sono dei coglioni. Ma la vera domanda è perché non hanno usato ste trappe? Meryl! L'amore della mia vita è stato devastato nel culo. Oh, ma sta cosa è bellissima. Minchia, ma i DLC come stanno da hype, eh? Cioè, perché magari giustamente col fatto che l'hanno fatti dopo ci si sono impegnati. Voi che dovete prestare servizio sotto il cielo vuoto, che vi ergete tra questo veleno e la pietra, gli antenati ricorderanno il vostro nome quando tutti gli altri l'avranno dimenticato. Rammentate il vostro giuramento, sopportate tutto, persino oltre la morte, siate vigili. Se l'untore si risveglierà, lo saprete da questi segni. L'aria verrà intrisa dal tanfo di putrefazione, da un suono simile alla cadenza di tamburi. Revelis, il corruttore, cercherà di indebolire la vostra volontà e di spingervi a estrarre il globo dell'Angeforn. Ma voi dovrete resistere, tale è il sacro dovere che non può essere rinnegato se non vogliamo che la pietra crada dinanzi al veleno e alla morte. Angeforn, la veglia solitaria. Per ogni generazione verrà scelta una sentinella della casta dei guerrieri che resterà di guardia fino alla morte. Solo la veglia costante dei figli della pietra potrà tenere lontana la malvagità di Namrevelis. Lo chiameremo Nam. Il fardello di coloro che vivranno in esilio sotto il sole è terribile, ma questo sacrificio, questo Angeforn, questo sacrificio appunto, garantirà che la pietra resti per sempre inviolata. Valos Atreidum. Per decreto del campione Iona. Questa l'abbiamo letta. Questa è una cosa greve, perché già i nani non vanno in superficie. Questi l'hanno messi sotto praticamente il deserto a vita. Sta cosa figa però, eh. Tanto lo so che tutto questo hype verrà smontato, ma io ci spero di no. Minchia, questa è proprio in realtà fatta per essere una fortezza che tu non devi entrare, con tutte le porte, le varie linee di difesa. Figata. Angeforn, il vile. Lo chiamiamo Nam, l'untore. Divorete Egri, riducendo in polvere le nostre opere più raffinate. Consuma i guerrieri, trasformando i loro corpi in poltiglie. E quando la sua fame non viene saziata, divora le ossa dei nostri antenati. Il suo tocco causa corruzione, veleno, sporcizia e profanazione. Minaccia la pietra stessa. I modellatori l'hanno relegato, incatenandolo nell'irium, macchiato del sangue di un centinaio di guerrieri. Ma all'interno del globo esso attende, affamato. L'abbiamo portato nelle aree distese della superficie, dove non può minacciare nulla di valore. La pietra vivrà, la pietra deve vivere. Abbiamo giurato di difenderla dal vile a qualsiasi costo. Ah, quindi questa probabilmente è il simbolo tipo della casata dei guerrieri che stanno qua, o insomma quel gruppo. Madò, abisso del Vinmark. Stivali antichi del custode grigio. Oh, che c'è laggiù? Quelle, non so se asset riutilizzato, sono le stesse statue che c'erano dall'architetto. Sono quelle. Però là mi pare che erano rotte, forse. Sopra ci stanno le statue dei campioni. Oh, scusa Varric. Madonna, l'ho investito, veramente. Lo stavo per mandare in un mondo di Sekai. Cioè, stava un attimo, eh. Ci aveva davanti il solito dio che ti dice topia di power up. Però l'ho ripreso per la collottola. Io ho detto no, no, torna qua che mi servi. Varric, immobilizzalo. Vabbè. Ma cioè, che cazzo? Ma quindi vuol dire che anche l'architetto era bloccato magari in un luogo del genere, però si è liberato? Perché è palesemente lì. Punto panoramico.
Che tra l'altro figata. Io non ci ho fatto caso anche in Origins. Sono grifoni. Sti stronzi in sti luoghi non ce l'hanno messi, sì, ok, i nani, ma molto probabilmente ce l'hanno messi i custodi grigi tanti anni fa. Anzi, è sicuro. Quelli sono grifoni. Cioè, io adesso sto continuando a buttare roba, tra qualche gioco scopo che erano tutte puttanate. Porto. La mia squadra è stata mandata a esaminare la struttura fortificata che dominano le strade carovaniere settentrionali tra le montagne di Vinmark. Ah, ecco perché tra l'altro hanno ucciso i mercanti. Perché magari si sono avvicinati troppo a sto sorta di luogo segreto. Dicono, cazzo, se questi lo vedono, vanno a casa, dicono, oh, c'è sta una cosa da esplorare. E quindi succede il patatrac, l'hanno ammazzati per quello. È una boccata d'aria fresca perché mi risento in Dragon Age Origins. Se dico, ah, cazzo, roba su cui speculare. La biblioteca del Visconte sembra suggerire che gli edifici appartenessero a un'antica fortezza dei custodi grigi, costruita per sorvegliare il passo e abbandonata dopo l'indipendenza dei liberi confini al Tevinter. L'esplorazione ha rivelato una struttura incredibilmente solida per la sua età. Le fondamenta della fortezza scendono più in profondità del previsto, tra le rocce, due livelli sotto la superficie. Abbiamo scoperto una serie di contorni passaggi sotterranei, scavati nella montagna stessa. Ho ordinato agli uomini di accamparci. Neanche un'ora più tardi uno degli ultimi arrivati ha riferito di strane voci nelle profondità, lasciandosi prendere dalla frenesia e pregandoci di andarcene subito. Chi non è abituato agli spazi chiusi mostra spesso simili sintomi di isteria. Fortunatamente sono riuscito a calmarlo prima che i suoi deliri contagiassero il resto della squadra. Tuttavia al mattino era scomparso. Le sue tracce conducono nelle profondità della caverna. Ci apprestiamo a seguirlo. Tratto dal rapporto di un esploratore apparentemente piuttosto antico. Sta cosa mi sa tantissimo proprio di classica tomb alien, no? Cioè il film, brutalmente. È bello come noi siamo in un luogo per scoprire della nostra roba e poi ci ho ripensato. Meryl, t'ho sfondato l'armadio. Che è morta. Raga, o colpiamo o è morta. Porca puttana, ma siete matti. Altra gente? Chi è quello? Sovrintendente Cavallo. Pure magari prima c'erano sti nani che proteggevano. L'ha scoperta il carta e quindi ci si sono messi loro per capire. Però sono impazziti tutti molto probabilmente. Scusate, ma perché io dovrei premere una leva al centro di una... Scusate, facciamo proprio D&D. Uscite. Ragazzi, la tiro io, Queste cose sono spawnate buggate. Perché io mi immagino che qua ci doveva stare uno stronzo che tu appena aprivi la porta, zacca, e ti si incu... A meno che appunto non fossero trappole messe da quelli che stavano qua prima. Biscotto ammuffito. Perché dovrei poter vendere a qualcuno un biscotto ammuffito? Vabbè, ho capito, sono entrato 10 secondi. Ma guarda poi quanti. Adesso esco da sta stanza e c'è un esercito. È migliorato di lore, ambientazione e tutto. Sì, ma è comunque Dragon Age 2. Cioè comunque sbreghe di persone random. Cioè mi sa che passava un carrello. Ah no. Peggio, è diventato Prince of Persia de botto. Chi se ne ricorda ste lame? Che cosa serve un tavolo? Ah no, mi sa che dove cagano. Però perché sollevato? Cioè nel senso, voi immaginate dovete andare a cagare, no? Dovete anche saltare su un tavolo e scuottare fortissimo. Fate un buco per terra, nel senso. Bisogna saper far parkour. Sì, vai di monkey per andare sopra la tazza del cesso. Opuscolo. In nome del nostro maestro Corifeus, o Corifeus, o come cazzo allora si dice sta roba, che possa rivedere la luce del sole. Ah ok, quindi come al solito 750 40.000 nomi per la stessa cosa. The Hawk's blood. The master will rise. He will be free. Garav? Derek? No one told me you would be part of this. We were just going after the Hawk. Ma tra l'altro qua, se Bethany fosse stata una custode grigia, se ne sarebbe accorta che questi sono vacui, corrotti, insomma. Sicuro? Che figata. E cosa volete da me? Why has the Carter been attacking me? I can't say. The master must be free. Really, Garav? I thought better of you than this. I mean, gutting the occasional competitor for fun and profit, that's the game. But what are you all even doing here? Worshipping demons? We drink the darkspawn blood. He calls us. Minchia, raga, ci ho preso. Li trasforma, però non è un rituale completo? Oppure è completo, ma in realtà il sangue degli Yok serve solo ad aprire la prigione? Il sangue della Proloscura? Why would you do that? Won't you just die? It's the only way... to hear the music. Oh, come on, you nug licker. Snap out of it. There's no gold in hallucinating.
La cosa del sentire il canto è tipo ricollegata anche a quella di Bartrand, che sentiva la roba per il lirium rosso, cioè collegato da tutto sto puttanaio di roba. Ho proprio malinterpretato magari star la cosa del sangue, cioè il sangue nostro serve per aprire la cella, non serve a nient'altro. No, ma quella è un'altra cosa ancora, è quello il fatto. Cioè il rituale che c'hanno loro è diverso, perché è un rituale per il quale loro prendono del sangue de Prolloscura, quindi vengono corrotti, e poi che cazzo fanno? Assumono anche il sangue de Custode Grigio. Perché? Perché il sangue di Custode Grigio c'ha dentro tipo gli anticorpi, mettiamola così, che bloccano la corruzione. Quindi che cazzo succede? Succede che una persona corrotta gli togli anche però quella cosa che poi verrà richiamata e che dovrà morire un giorno. Cioè è come dire che uno zombie morde una persona, voi prendete il sangue di quella persona, ci fate un vaccino e lo iniettate allo zombie. Che succede? Succede che lo zombie mantiene tutto il suo status, però perde magari quella cosa che non ragiona più. Ok, quindi è semplicemente il richiamo. Grazie Guru, perché il fatto che da quando hanno messo la questione del lirium rosso che sentiva le cose Bartrand mi sto rincoglionì. Quindi è semplicemente che sono talmente tanto corrotti che sentono il richiamo dell'arcidemono, di quel che cazzo che è. Esatto, sarebbe fixare i problemi di essere Prolloscura, il che ti rende ancora meglio, perché essenzialmente prendi i vantaggi di entrambi e non prendi gli svantaggi. Cioè diventi un essere che diventa immune alla prole, che non sente l'arcidemone, che non può essere infettato, ed era effettivamente il piano dell'architetto. Cioè l'architetto dice facciamo diventare tutti così, perché così Prolloscura e le persone possono convivere. Era un po' utopico, però porca troia. Comunque vi conoscete? Acquaintance of yours, Varric. Hawk, this is Garav. He's a greedy, brilliant bastard son of a nug from the Carta. Garav, this is Hawk. The one whose blood you want to drink or bathe in or whatever. But if you're after eternal youth, I've got to tell you, she's no virgin. The master is calling. He needs the blood. Garav, buddy, this isn't like you. Look, I've still got Bianca. Never misfired a day in her life. You don't want her to see her papa like this, do you? Però è bello che Varric è così sarcastico, però è molto passivo-aggressivo, eh. Cioè, se sta incazzato perché dice tu vuoi attaccare, vuoi uccidere Hawk col cazzo. Bella sta cosa. E perdonatemi se ogni tanto vado in sto flusso di coscienza, però è tipo da Origins che non succedono queste cose. Quindi come un bambino sono eccitato, porca troia. Sono contento che ci stanno sti collegamenti. E che facciamo con lui? Varric, you want to spare this bastard? Not if he's after you, Hawk. Bianca, I think it's time to say goodbye. Reinforcements, you bastard! Che bella sta cosa che Varric ci vuole proprio proteggere. Non ne spawnano altri 27? You poor stupid bastard. I used to do business with the Carta, back in the day. Garav was a nutcase then too, but in a good way. He was trying to design a new type of repeating crossbow. Bianca was the only one that ever worked. I can't believe he ended up like that. Ah ok, quindi ci ho preso. Cioè lui è il creatore di Bianca. Cioè vabbè, che cazzo è? Ritrovo del condominio. Mandatevene a fanculo. Ma che cazzo è? Ma stavano tutti in un angolo aggruppati. Ma vicini vicini, veramente. Ah, they told me you were going to be trouble. And look, you brought the whole family. How generous. I swore to Corypheus we'd bring him Malcolm Hawk's blood, one way or the other. Lavori per qualcuno. T'ha appena detto che deve portare il sangue a qualcuno. Lavori per qualcuno. No, il sangue di Malcolm Hawk. What does this have to do with my father? The master wants you. I don't ask why. Va bene, finisce qua. Se tanto non mi risponderanno, Ruga gli parte qua in testa. Va ammazzo. Che devo fare? Whatever this Corypheus is after, it stops now. Corypheus, we have done as you command. Your sacrifice is here. What the... What is this? I can feel it inside me. Oh, that is a strange one. They don't have one of those in the circle. And it was father's. This is going to take me to Corypheus. Ok, cosa cazzo tocchi? Cioè, tu vedi su un morto un cazzo de faro magico. Oh,
che bello! Ma che cazzo d'occhi? Che tra l'altro ci ha cambiato arma. Che cazzo è sta roba? Chiave di Hawk. Cioè, questa è una chiave, non è uno spadone. Che stiamo su baionetta. Ma magari fosse stata una bomba. Così si impara a toccare cose che non deve. Proprio personaggio di D&D standard, sta tizia. Ma è bello che gli sta andando proprio in bocca, eh. Cioè, sta a fare proprio quello che vogliono loro. Oh, sons of bitches. The whole blasted thing sealed over. I'm sure there's another way out. Sì, tu sai che c'è sta un'altra via d'uscita perché sei la protagonista all'interno del Dragon Age. Perché sarei una persona normale col cazzo, da mo che eri morta. Perché tanto sa che c'è il plot armor pure lei, eh. Oh, Madonna, col coso dei custodi grigi, ma che bello! Però vedete che ci ho preso con la cosa dei grifoni? Ma che figata! Cioè, questa era una fortezza costruita dai nani per i custodi grigi. Ma che bella! Prigione di Corifeus, piano Sasha Miri. Però l'oscura, ovviamente. And they wonder why I prefer the surface. C'è un custode grigio, Larius. Però magari è venuto qua a fare richiamo, perché mi sembra molto corrotto. Mica mi sta intrigando sto DLC. Mica, ma che bello esteticamente. Poi che bello il logo dei custodi grigi, che ci sta il... Aspetta, perché c'è il simbolo del creatore all'interno di quello dei custodi grigi? O è un sole? Perché questo è il calice dell'unione. Ok, le aquile dei custodi grigi, i grifoni, quel che cazzo che sono. Ok. Ma il fatto è che fosse che era un sole del cazzo, ok, ma hanno usato proprio quel simbolo. Cioè, a meno che non è in realtà quello dei cercatori. Però non lo so. Però vabbè, diciamo il sole. So che mi sto a fare troppe pippe mentali per stare su Dragon Age 2. Soleil, sole del cazzo a chi? Mi sbuca dietro che mi scapoccia. Probabilmente ci avevano degli accordi. Se tu calcoli magari che la Prolon Oscura nasce nelle vie profonde e che prima che gli umani, gli elfi l'hanno conosciuta, ci sono voluti parecchi anni e l'hanno combattuta sempre i nani. Secondo me custodi grigi, come ci fanno vedere anche in Origins, custodi grigi e nani stanno molto vicini. Dicono ok, se dammo una mano, perché ai nani gli fa comodo averci dei super soldati immune ai Prole Oscura, ai custodi grigi gli fa comodo averci qualcuno che magari gli costruisce la roba, che gli rifocilla le forze, che magari li equipaggia e gli are da sé. E poi esatto, tre quarti delle guerre sono sotto. Mi risento? Chi è che ha scoreggiato fortissimo? Oh vabbè, un ogre. Ma no! La madonna di Dio, ma che cazzo, ma affanculo, ma sei scema, ma... Oddio maledetto. Ma come cazzo apri la porta? Tra l'altro eccoli di nuovo i Jellock. Allora, se tu lo vedi sul punto di vista filosofico, te direi sì. Perché loro avevano appunto la legione dei morti, che sono persone che vengono reputate morte, che gli fanno il funerale, che le mandano al fronte a fare quello. Cioè loro fanno quello, perché appunto se vengono corrotte, se muoiono e compagnia. Però se dovessi calcolare, ripeto, veramente i primi custodi grigi, io direi tranquillamente i maghi del Tevinter. Perché spiegherebbe il rituale dell'unione, come cazzo gli è venuto in mente, il fatto che c'è sta sto primo custode che io opto che ci abbiano sbrego di anni, e chi più se non dei magister del Tevinter può avere tutto quello sbrego di anni. Ma queste saranno cose che non ci risponderanno male. Perdonate le bestemmie perché sono morto dentro. Ma andiamo a uccidere cose. Riservato ai custodi. Spoiler, lo leggerò io. Deve essere potato a ogni costo, come al solito. Siamo sempre ansiosi di tenere all'oscuro i nostri membri. Ma perché nascondere che le vie profonde non sono state plasmate soltanto dai nani, ma anche da noi? Ok. Ho trovato alcuni registri risalenti al 1004. Cioè vuol dire che questo, ragazzi, sto biglietto è prima di quando hanno cominciato a categorizzare le ere. Stiamo a parlare circa di 1000 anni fa, quasi. Heroic griffins, the sort that swoop in and save the day. Daisy, haven't you heard? Swooping is bad. Oh. I could do heroic charging, though. You want me to call him feathers? Yes. And make him extra fluffy. Noi siamo in un'antica fortezza dei custodi con un mostro ancestrale e questi parlano dei grifoni. Grazie di esistere, Meryl. Yeah. Questa è una figata, perché loro, essendo nani, si possono infilare in furtività. Loro sono i ladri dei Prole Oscura. The key. Did they find it? The dwarves. I heard them, looking, digging.
How do you bring the key here? Ma che bello! Questa è la prima volta anche con la grafica nuova che vediamo un custode grigio. Questo probabilmente è andato a fare il richiamo, quindi che sta cominciando a perdere i capelli, che è totalmente corrotto, scavato nel viso. Ma che bello! Eh sì, sono messi male perché li sta cominciando a perdere, perché si sta trasformando sempre di più in un ghoul. La chiave? You mean this? How is this a key? Magic. Old magic it is. Magic from the blood. It made the seals. It can destroy them. Ma quanto belli gli occhi, perché non sono vitrei, sono tipo come se fossero rotti, non so come dirvelo. Sapete quando rompete il vetro e si fanno tutte quelle robe? Sono così. Come posso uscire da qui? The door sealed behind us. Is there another exit? An exit? But didn't the Carter say it's this Corypheus who wants us? Won't you just keep coming after us? No way out when the walls stand. The wardens build their prisons well. If the center holds, who cares what else is trapped? I don't think we're getting any help here, Hawk. Hawk? You are the blood of the Hawk? I smell no magic on you. But you hold the key to his death. Yes, I can show you out, yes. Questo ti fa capire anche quanto è proprio pesante il fatto che Hawk canonicamente sia un mago del sangue. Peccato, perché poteva invece interagire con Bethany. Perché Bethany è in Hawk ed è un mago, non del sangue. Cosa sei? Who are you? What's wrong with you? You ask me that? I'm the one who belongs here, not you. You are no darkspawn. That armor. It's Grey Warden issue. Wardens? Yes. Guardians against the Blight. I know the way out. Follow me. Down and in, down and in. Tanto pure qua, io non ho parlato molto, ma hanno rifatto l'estetica dei custodi grigi, che finalmente sono dei custodi grigi. Cioè hanno l'azzurro, queste armature molto belle, questi gabber, sono molto molto belli pure loro esteticamente. Andiamo. Perfect. What do I need to do? The seals hold us in. Anything comes in. Nothing ever leaves. Not without the key. You must use it, yes. On the seals. Every seal, you touch the key to it. Only then they open. Only for the Hawk. Not back. Not up. Only way out is down and through the heart. Down, down in the depths. Well, that was certainly interesting. We're following, right? Questo penso che con veramente 20 linee di dialogo è stato più interessante di un sacco di dialoghi che abbiamo avuto in Dragon Age 2. Cioè, tra l'estetica, come si è posto, come si muove, il doppiaggio, il perché sta qua che ti fa capire tutte le cose. Cazzarola! Madonna, ma che ficata! Che ficata, Dio Cristo! Bravi! Vedi, quando tu dai il tempo alle persone! Hanno creato essenzialmente sta torre dei Babele inespugnabile. E poi non è che un mago del sangue. Ogni mago del sangue ha fatto un livello e probabilmente ci sei immolato, ci sei sciolto sopra, che figo! I don't think there's any record of it having that effect, but even the threat of it, anyone normal would choose to die first. It's a horrible thought. One we have to deal with in this life. Bello come qua sicuramente lei, se fosse stata un custode grigio, avrebbe detto: ah, questa è una persona che è venuta a fare il richiamo. E magari, anzi, povero Cristo, si è ritrovato qua in mezzo. C'è entrato, o per sbaglio, per qualche motivo, e i prole oscura non lo attaccano neanche, perché ormai lo vedono come uno di loro. Minchia, inoltre, in caso tu provi a rompere il sigillo per entrare, il mago del sangue ha messo come guardiano un demone della superbia. C'è stata, capì il livello di segretezza e di protezione del suo luogo. Quindi Hawk è un figlio di puttana, perché noi, senza volere, perché siamo figlio di questo, stiamo facendo danni, perché stiamo rompendo le difese, stiamo aprendo i sigilli, stiamo liberando cose. Questo non è buono. Minchia, ci sono impegnati anche a cambiarlo esteticamente. Che figata. Che poi potrebbe essere un demone della superbia mischiato all'ira, visto che è di fuoco e appena si è teletrasportato è esploso. Ho capito, puoi anche non esplodere come un talebano ogni volta, eh. Let me guess. The first seal? Two.
1,000 years the magic holds. Never broken. Give it the key. Let it take the magic back to itself. Absorb it. All who came before. No, aspetta. Perché o antichi? All who came before. Tutti coloro che sono venuti prima. Cioè, non è antichi, Dio Madonna. Ok, è un'arma che si power up man mano che la usiamo. Andiamo sull'elettricità. The blood works. It is good. Thank you for helping me, but who are you? Do you have a name? Name? So long since I've said my name. I... Larius. I was Larius. There was a title, too. Commander. Commander of the Grey. I am dead. But I never died. Che cazzo vuol dire tu eri un custode? C'ha l'armatura che è tappezzata. O eri un custode? How does a warden end up like this? I thought you were immune to the taint. The calling. It comes to us all. The voice we can't resist. Our death. E adesso? I've opened the seal. Will the prison release me? There are more. Follow them in. All the way to the heart. Many locks. Only one key. Corypheus calls. In the darkness. What waits there? Quando ho detto only one key mi è partita in testa veramente Kingdom Hearts brutalmente. Però ok, tocca capire in realtà che c'entra il padre in mezzo a sto bordello. Perché ok, questa è una cosa del primo flagello. Cioè io non penso che il nostro padre c'ha 1000 anni. Quindi è qualcosa che ha fatto di recente per i custodi grigi, magari. Comunque sta cosa che c'è ovunque, sta sorta di incensiero, non è fatta a caso. È tipo proprio qualcosa che hanno cercato costantemente di mantenere nella prigione. E voi state per salire tutti perché giustamente, se qua ci sta un demone della fame, questi sono tutti zombie. Vabbè, ha creato un sole. Salve. È tanto figata che questa cosa è bellissima, questi simboli, perché è proprio raffigurazione pura di magia del sangue, perché questo è sangue. Che figata come cosa. Io spero che non stiamo restituendo le emozioni a quanto pare l'anticristo, perché... È un capobranco Urlock. Oh, che figata. Ma questo devo prenderlo come? Tipo è questo luogo che ha creato dei nuovi, non dei nuovi pro l'oscura, però perché capobranco Urlock già esisteva. Però l'hanno reworkato perché è semplicemente un Urlock più grosso, no? Cioè io mi immagino tipo quando fanno le cucciolate che tra tutte queste persone ne esce uno che è tipo il, come molto nel Signore degli Anelli che ci sta Lars, mi pare si chiama, che è il Urukai, quello un po' più così che esce e quindi diventa il capobranco. Che figata. Poi guardalo armato di scopa pietrificata. Un'insolita scoperta. Bello come dietro ogni angolo stanno buttando lore. Perché hanno detto cazzo raga ci abbiamo finalmente il tempo per farla. La creatura può parlare, ha un nome, Corypheus. Abbiamo già incontrato dei prolusculi in grado di parlare. Però vedete sta cosa. Questa è una cosa dei custodi grigi che mi dà urto. Perché questo conferma che i custodi grigi sanno un sacco di cose. Cioè i prolusculi senzienti non sono roba che abbiamo scoperto in Awakening. Sono roba che gira da tanto. Cioè vuol dire che nel mondo di Dragon Age, come sto Corypheus, come l'architetto, ce ne stanno altri. Ed è greve come cosa. Ma nessuno aveva una personalità tale da scegliersi un nome. Questo Corypheus sembra unico tra i polo oscuri. Ha radunato intorno a sé molti dei suoi simili. Sarebbe un peccato uccidere una simile creatura. Se riusciamo a catturarla in qualche modo, domarla, la sua influenza sovrannaturale sui prole oscura potrebbe essere sfruttata a nostro vantaggio. È evidente che il prole oscura non si piegherà mai a ordini umani, ma a volte questo Corypheus sembra più umano che bestiale. Ho parlato con lui e sebbene i suoi pensieri siano disordinati e disumani, chiama gli antichi dei con i loro nomi del Tevinter. Mi domando se forse non sia nemmeno un prole oscura, ma un ghoul tanto corrotto da essere diventato una nuova creatura. Consiglio di cercare un modo di catturare Corypheus, tenendolo al sicuro dagli uomini e dai prole oscura per studiarne la particolare natura. Tuttavia ciò richiederà della
la magia, poiché le abilità di Corypheus sono potenti. Esso usa incantesimi umani e corrotti con una forza che farebbe impallidire un magister. Dobbiamo radunare i nostri maghi migliori per affrontarlo e trattenerlo. Tratto da una lettera del comandante dei custodi, Farel, indirizzata al primo custode Vaish. Allora, va bene che il primo custode può essere tranquillamente tipo un titolo, no? Sarà un titolo. Però, nell'ipotetico caso, piccolissimo, in cui non fosse un titolo, il primo custode c'ha 1000 anni. Boh, non dico che il primo custode possa essere egli stesso una cosa come Corypheus. Però, diciamo che non la tolgo totalmente dalle scelte, dalle cose che possono succedere. Madonna, quanto mi sta intrigando sto DLC. Sta superando anche Awakening per un sacco di cose, perché purtroppo Awakening metteva delle argomentazioni, delle robe che nascevano tra virgolettoni e morivano là. Cioè qua invece se sta a parlare probabilmente de roba, perché a meno che lei pure qua non lo uccida, probabilmente è roba che si porterà in Inquisition. Cioè questa è roba in realtà che forma il mondo di Dragon Age fin dalla sua radice. Cioè non è una roba da poco. Tanto poi è bello pure come il dungeon è molto più ben strutturato. Cioè c'ha proprio tutta una conformazione molto da dungeon di D&D. I've bought our freedom, Leandra. We can go home now. Us and the baby. We'll be together. I hope it takes after you, love. I would wish this magic on no one. May they never learn what I've done here. He was talking about you. Mother must have been pregnant with you when they left Kirkwall. If he didn't want his child to be a mage, it never showed in my training. They say as much in the circle. Voleva tenerti al sicuro. He didn't want us to face similar risk because of him. Magic by itself isn't the danger. But he was hiding all of this, and he had the skill to defend it. My instructors keep remarking on how well I was trained. I had no comparison when we were growing up, but now, sometimes I wonder why he gave up so much to try and make our lives normal. I feel guilty for all that you and Carver put up with. It makes me wish I'd gone to the circle sooner, to free you. A nostro padre non piacerebbe. Father didn't want to segregate people because of magic. Some people are different, and they can't help it. Everyone's different. We're better for it. If it was only that easy. You may not have been a mage, but you're a lot like father, you know. Don't lose that. Not over this. Or anything to come. We've lost too much. Certo, il suo discorso fatto con occhi ricoperta di merda, però va bene. Le ultime volontà di Malcolm. Che ogni volta che sento Malcolm penso a quello della serie TV, però vabbè, problemi miei. Allora lì, che figata! Si era messo tipo per fare come se fosse una porta finta. Che bello! Sì, devi venire qua. Non così! Questo invece è normale, ma che sia perché è uno per elemento. Tipo ci sarà quello di fuoco, quello di elettricità, quello di ghiaccio e quello di natura. Questo è quello della natura verde. Stannalo! Ci sono riuscito, madonna! Immaginate Hook che tira sta pomellata in faccia a un demone della superbia. Dove è andato? Oh! Beh, è lui. Voi immaginate un demone della superbia che crea copie di se stesso. Ah, questo è del ghiaccio, mi sa, perché ho visto che ha fatto un effetto del ghiaccio. Ah no, invece è proprio roba diversa. Pilastro dell'assorbimento della salute, la velocità d'attacco, della penetrazione dell'armatura e del mana vigor. Figata, penetrazione armatura o velocità d'attacco. Il DPS, noi facciamo già un sacco di crit. No, DPS, vai. Se tra l'altro quest'arma ce la portiamo anche indietro, figata. The magic grows lax. He feels us walk where no step goes. Mi risvegliando. How could this Corypheus be sending people after me if he's asleep? He can call, dream, but not know. When the seals are gone, he will wake. And he must die. E dimmi dove fuggi. When you run off, where do you go? I know the darkness before the seals. Here, the voice is too strong. I cannot stay. Ha anche detto poppa all'interno dei muri, ragazzi. Noi quando non lo vediamo, lui fa
si unisce al muro e basta. Minchia, se sta cosa è uguale all'architetto. Sì, l'architetto era in una stessa prigione che hanno creato i custodi grigi. Ecco perché sono così simili, perché loro hanno preso che ognuno di questi potentissimi esseri e cazzi e mazzi vari l'avevano imprigionati. Spoiler, non è servito. È ironico udire del crimine di Tetras Garen. Tetras è di Varric, è la famiglia sua. Legion of the Dead sent after Paragon Garen's heir. Why does that sound familiar? I think Garen was sometime in the early exalted age, hundreds of years ago. Do you think they found him? Who knows? Questo mi sa che è tipo un antenato de Varric, ma de 800 anni fa, perché era sacra che ha no, la seconda era delle torri. Non mi ricordo qual è la sacra, però insomma, cioè, c'ha uno sbrego de anni sto tizio. Figata, vedo ragnatele e ragni giganti, non vi azzardate. That's where I know the name. Tethras Garen should have been the heir to the Garen clan. But he was accused of killing his sister and sent into the Deep Roads to die. When the real murderer was caught, they tried to find him. They never could. Instead, every Garen heir from that time on took the name Tethras in his honor. One of them became a paragon in his own right and founded my clan. Perché infatti inizialmente mi aveva confuso, perché solitamente il cognome si mette dopo. È proprio quello che prima era la famiglia Garen, poi tutta la famiglia ha preso il cognome Tetras, e uno di quei Tetras ha fatto la famiglia di Varric. Che figata, bello sto collegamento, bello bello bello. Infatti ero confuso, ho detto no aspetta, questo non è che si chiama, cioè il nome è Tetras e il cognome è Garen. Ok, quella statua che abbiamo trovato l'altra volta, sì, era Tevinter, ma rappresentava Dumat. Questo qua è Dumat, cioè sto buddino abortino. Madonna, questi sono ragni giganti. Perché si è tolto l'HUD? Come ho fatto? Come l'ho tolto l'HUD? Ok, l'ho rimesso. Si è spaventato così tanto in il gioco che ha scappato l'HUD. Offre un sacrificio. Here goes. Catena del penitente? Non mi dica una roba da vendere, perché mi sparo sulle gengive, ragazzi. Rituale de Dumat, uno degli dei antichi, mi dà una collana che mi dà più due a costituzione. Mandatevene a fanculo, va. Come al solito, equipaggiamento ultra leggendario, la spina dorsale di Dumat, fa 10 danni. He feels the seals weaken. He knows you are close. You must be ready. What's that? Who? No! No! They're here! He. Who is they? The Carter? No. Worse. More treacherous. More dangerous. The Wardens. They listen to Corypheus. They want to bring him the light. Stop them. You must stop them. Something's happening. The prison's breaking down. But it stood up to tunneling before. What can... You. You have the key. And you've come through the seals. But how? Champion? Are you the one? The same hawk, child of Malcolm? The Carters said they were close. You must be her. I am Janica. I lead this unit of Grey Wardens. Why are the Wardens so interested in my father? Then you don't know. Without Malcolm, this prison would have fallen 30 years ago. Ah, cioè questo è il momento spiegone, mi stai a dire. Comunque questa è quella che abbiamo letto nei vari codex. Va bene, dimmi tutto. Let me guess, it had something to do with this fancy thing? The Grey Wardens built this prison to contain one of the most powerful darkspawn we've ever encountered. But even the best magic fades. The Wardens need to reinforce the seals. This requires the blood of a mage untainted by... Warden training. The last to perform the ritual was your father. Questo spiega molte cose. That's why the Carter came after me. We need your help, Hawk. I have done extensive research on this darkspawn, and I believe the original Wardens were wrong. He isn't a threat to humanity. He's our greatest opportunity. A darkspawn who can talk, feel, reason. Corypheus cares nothing for blights. He used you. The Warden Commander?
Don't listen to this creature. He's half Darkspawn himself. I know how to harness Corypheus. Use his magic to end the Blights. No! The Wardens knew. Corypheus is too powerful. Father would have considered this, done the research. Trust that he was right. Worth the risk. If he doesn't help, it's one more big Darkspawn to stick a bolt in. No big deal. If she has a way to control him, I don't see the harm. Corypheus calls her, and she listens. She brought him the Carter, sent them for you. You must help us. Ma col cazzo? Scusate, ma qua che stiamo a fare veramente? L'architetto parte 2? Possiamo coesistere con i Pro l'Oscura? Che cazzo vuol dire? Ma no! Ma non lo liberiamo! Fammi vedere giusto l'indaga! Possiamo fidarci di Corypheus? How could you trust any deal this Darkspawn makes with you? Do not think me foolish, Hawk. I am making no deal. I have a spell which can control Corypheus. Bind him to my will. He will be a new, important weapon in the war on the Blights. No more, no less. Vabbè, magia del sangue, brutale. Non lo riuscirà mai a controllare. Sì, l'architetto poteva far qualcosa, ma io ripeto, farò di nuovo quel discorso lì. Cioè, la possibilità che faccia cose belle e che finisca tutto. Sì. Però noi stiamo dando per scontato che lui faccia tanti 20 nat di fila. Cioè che lui vada tutto come Cristo comanda. Non stiamo calcolando altre cose come lui che prova a risvegliare altri due arcidemoni, a scatenare altri due possibili flagelli uno dopo l'altro dopo il quinto. Non mettiamo in calcolo che se gli piglia male, gli piglia male. Che seppure libera un arcidemone e lo purifica, porca troia, cioè sta in giro un dio antico. Cioè sì, la possibilità di coesistere, insomma, che qualcosa vada bene c'è. Sta, ma è talmente tanto 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 tirata per i capelli, io onestamente non me la rischierei. Cioè, nel senso, soprattutto quando tu vedi che i Pro l'Oscura solo esistendo corrompono tutto, cioè solo proprio respirando, toccando, camminando corrompono, come fai? Cioè, io da una parte lo capisco pure il piano dell'architetto, se diventiamo tutti ghoul nessuno, non c'è sta sto problema, ho capito, però a un certo punto vi estinguete perché servono gli umani per fare le matriarche, per fare i Pro l'Oscura. Quindi dove andiamo a parare? Io sto con Larius. Un essere che campa dall'alba dei tempi e arriva già Neca adesso a controllarlo. Ma vattene a fanculo. So giocarla al tuo volere? Are you talking about using blood magic? Everything that was done to him was through the power of blood. The Wardens imprisoned Corypheus before the Chantry banned such magic. It is the only way to hold him. They never bound him. Only the walls. He cannot be held. No, sto con Larius, sì, onestamente. Io non faccio essere lei una rincoglionita a letti, Codex. Cioè, sta roba va avanti dall'alba dei tempi. Non arriva una ragazzetta dei custodi grigi che ha magia del sangue. A Larius ha ragione. Corypheus may be as great a threat as the next Blight. We can't risk freeing him. We'll find a way to do this with or without you, Hawk. This prison will be broken. The Blights will end. Come. With me, we will beat them to the seal. Risposta di Malcolm Hawk, comandante dei custodi Larius. Ho considerato la vostra offerta e ne accetto i termini. Oltre a quanto discusso, considero adeguato un pagamento di 25 sovrane a sigillo. Madonna, ma così poco si è fatto pagare? Malcolm si è fatto pagare 75 sovrane? In cambio vi chiedo solo di tenere al sicuro mia moglie, nel frattempo di convincere Lord Aristide Amel a concedere a Leandro di lasciare Kirk. Ah, ok, ecco, cioè questo ti spiega come tutti ci stavano che a merda veramente fino al collo. Come hanno fatto? Lui ha detto, no, non mi paga, a me serve semplicemente che mi pari il culo. Ma che carino. Desidero vivere liberamente con la mia sposa senza essere braccato in ogni dove da uomini di mio suocero. Prima di partire gradirei ricevere una conferma del fatto che il rito non richiede alcun contratto con gli influssi demoniaci. Quindi io non voglio fare patti con i demoni. Minchia, proprio pulito pulito. Inoltre vi chiedo di fornire ulteriori dettagli sulla Pro l'Oscura dotata di talenti magici a cui abbiamo accennato. Trovo incredibile che questo di Gigi abbia mencionato un segreto di tale irrivelanza proprio nelle vicinanze di Kirkol. Attendo fiducioso una vostra risposta. A questo si collega anche a tutte quelle cose che c'era, tipo quella sorta di investigazione dei biglietti che trovavamo in giro su un segreto a Kirkwood riguardante gli antichi magister. Forse si ricollega a questo. Io il condizionatore sono contento per te, Liquid, anche perché qua dentro sono appena passati due hobbit che sono diretti al Monte Fado, che spoiler è il mio PC. Touch anything, the old defenses are active again. Very unpredictable, very dangerous. There,
That's the one Janica wants dead. Spoiler, le toccheranno loro ste cose. Ma guarda, Father, in realtà rispetto a Origins mi piace di più, perché in Origins purtroppo i custodi non avevano una vera e propria estetica. È quella la cosa che un po' mi ha dato fastidio, perché tipo in Origins sono vestiti con le armature standard e poi ci stanno, che ne so, due o tre scudi che c'hanno sopra il simbolo dei custodi, Duncan che c'ha quell'armatura un po' così. Mentre già che qua gli hanno dato un attimo di mood, no? Sti tizi con la full plate, azzurri, con tutti i simboli belli corazzati. Cioè almeno gli dà un senso del cazzo sono dei super soldati, no? Non avete alcuna possibilità? Did Janica really think you could kill me? We may die here, but we will take you with us. No! Don't! To arms and pray that Corypheus honors our sacrifice. Cioè hanno praticamente fatto i custodi grigi una gigantesca serratura a combinazione. Che poi aspetta, sei chiuso, ma perché tecnicamente basta rigirarle quello. Salve Salvino, sono Topo Gigio. Oh, ho quasi shottato Larius. Trapped. Carter fools always where they don't belong. This shouldn't have happened. Cerca di trovare un'uscita. You know this place. You got us into this, you get us out. Yes. Yes, think. There must be a way. I was here once before. A long time ago. Yeah. The magic flows in streams. They must be joined for the way to open. Yes. Yes, that's it. Porca madonna, ma vaffanculo, ma ho capito. Mi è entrato nel buco del culo. Hey! Ma calmi, Dio madonna. Devo collegarli tutti. Bomba! Professor Layton appare. Serrature su serrature. I custodi prepararono una trappola per Corypheus ed inchiudendolo in una prigione di loro creazione sotto i liberi confini. Hanno scavato e incantato una serie di caverne, un vero e proprio labirinto. Sì, madonna, ma ancora altra roba. Cioè, non solo c'è la torre di Babele con le 27.000 chiusure, demoni dell'orgoglio, con le serrature, con gli scudi dei maghi del sangue. E poi una volta che tu scendi giù, passi la palude de morte piena di ragni giganti, ci stanno pure un labirinto di caverne con carte serrature. È la Madonna, e Janica vuole liberarlo. Sì, sì, erano veramente. Tu da qua non esci. Sigilli su sigilli, serrature su serrature, incantesimi intessuti con l'aiuto di un potente manufatto chiamato la chiave, a quello che ci abbiamo noi. Quindi noi stiamo facendo danni, continuo a dirlo. Noi stiamo liberando Corypheus. Ma tutto per imprigionarlo. Pare che nemmeno questo sia stato sufficiente. Il comandante di custodi Rhiannon scrive nel suo diario: Corypheus è troppo potente, nulla può trattenerlo per sempre. I sigilli si stanno già indebolendo. Dobbiamo trovare un modo di potenziarli in fretta. Tratto dagli appunti di Janica. Cioè, quindi Janica ha letteralmente letto questa cosa, ha detto: non me ne sbatto un cazzo. Vaiao, non possiamo controllare questo Corypheus, neanche i nostri maghi più potenti hanno alcuna influenza su di lui. In effetti sono proprio loro quelli più vulnerabili. Ecco, magari è tipo un abominio però controllato, cioè che ha mantenuto il senno. Più volte gli uomini assegnati alla guardia allo studio della creatura hanno cercato la chiave per liberarla. Quando vengono allontanati a una certa distanza ricordano ben poco dell'accaduto. Parlano di una voce nella loro testa, un richiamo simile a quello degli antichi dei, ma limitato alla presenza di Corypheus. Abbiamo anche subito attacchi da parte di Prole Oscura votati a liberarlo. Posso presupporre che siano stati richiamati dallo stesso modo. In qualche modo la sua magia gli permette di parlare attraverso la corruzione, influenzando chiunque la porti in sé, quindi anche i custodi. Questo stesso potere ha fermato la mano di qualsiasi custode che abbia cercato di ucciderlo. Consiglio di sigillare questa prigione e di nascondere la sua stessa esistenza. Corypheus non deve tornare libero. Dato 1014 del Tevinter. Ma stiamo a parlare, raga, ma sapete da quanto tempo stanno qua sotto? Raga, tranquilli, possiamo controllarlo. Una lettera dopo, raga, abbiamo fatto una cazzata incredibile. Dovremmo portarglieli alla signorina. Dobbiamo portargli alla signorina sti cazzo di documenti. Sì, almeno i custodi in generale sì, perché questo si vede che è un mago del Tevinter di quelli antichi fighi, che tra l'altro però è anche Prole Oscura e quindi avvalora che magari potrebbe essere uno dei primi Prole Oscura. Potrebbe essere un magister che riesce sia a influenzare i maghi, perché appunto magari ha fatto qualche inciucio con la magia, e anche i custodi perché è inciuciato con i Prole Oscura. Poi in realtà se fa di voi il richiamo degli antichi dei, mi verrebbe da dire che potrebbe essere un dio antico, ma non credo. Cioè, sarebbe greve. Anche perché poi canonicamente dovrebbe essere tipo dei sorta di draghi. Did you really think those old wards would stop me? Look at you. Barely able to string two thoughts together. You've only made it this far because of Hawk. You can still turn away. Do not listen to his voice. You're a fool, Larius. And you should have died here years ago.
Vai, vai, così proprio. Azerthan, difensore delle lame. Kelsa. Minchia, ma c'hanno nomi propri. Ma questi vuol dire che sono demoni con i controcoglioni. Ah, beh, ma siete fatti de pongo. Ma vada via al Q. Ma Barrick, perché tu stai mi lì? Dio Madonna, allontanati, nano bastardo. Povero, per carità del cielo. Perché adesso sono tutti sti colori? No, c'è un segreto. È un altro enigma. È quello per aprire quella porta lì giù. Ah, perché attivando le cose in giro ho attivato queste robe qui. E facendo queste cose qui aprirò quella. Ma scusa, ma chi è lo stronzo che ritorna? Mannaggia la puttana. E allora, ma tra l'altro questo è un puttanaio, perché deduco che se giro questo gira anche quello sopra. Ma vaffanculo, c'è il verde lì. Ma non l'avevo visto. Ma vai a cagare. Però certo, potrebbero anche fartelo capire. Potrebbero farti tipo Larius che ti dice: ah, qua mi ricordo che c'era un arcobaleno di merda. No, ti mettono veramente quattro Teletubbies di merda e ti dicono: gira la roba random. Che poi tra l'altro, se tu non torni indietro, sta roba quando la vedi? Sì, adesso tutto questo è per 20 monete d'oro, Dav, ne sono abbastanza sicuro. Diventato bianco. Che è successo? Era felice. Ah, cioè, praticamente in realtà la cosa è che devo fargli fare un dead end. Cioè, non è che deve andare su un pilastro, deve avere una fine, deve arrivare a questi qua tipo. Ok, però devo fare gli altri senza sputtanare questi. Che? Che è successo? Calmi tutti. Ah, perché deve... Ma vaffanculo! Porco di... Madonna, Madonna, che fastidio! Devo collegarla a quello! C'è un lumino rosso... Cioè, porca madonna... C'è un lumino rosso, raga, ve lo giuro. È come la mia voglia di vivere. È piccolissimo! Ma Dio madonna! Troppa roba bianca, disse Rocco. Il potere del bucio di culo, questo si chiama a casa mia. Fatti? Tutti? Vai! Easy! Salva in grazia del Padre Eterno. Certo, Meli, io mi sono accorto adesso, ma tu si sei fatta tutta la via fino a qua, la tomba, l'inferno in mezzo ai Vrolo Oscura, scarsa. Gli elfi c'hanno veramente come gli hobbit, sotto ai piedi c'hanno la gomma. Se adesso mi dai 20 monete... Tiratemi un D20 su percezione, ragazzi. 6. Guardate, vedete un baule, ma la stanza vi pare vuota. Sì, sì, fidati che è vuota, però è pieno di bauli. Elmo della fortezza. Non mi salta addosso nessuno. Sicuri? Arrivederci. È un mischiadiccio tra roba The Winter, roba dei custodi grigi e roba nanica, perché solo ci stanno i campioni. You're too late, Larius. Hand over Hawk and I'll give you a quick death. Hawk has made her choice. The right one. The right choice or the only choice? Malcolm Hawk was not allowed to disagree. It is the past. It doesn't matter. Di che sta parlando? Larius, what does Janica mean by not allowed? How does she know this? Alec, did you tell her? Malcolm Hawk was reluctant. Had to be persuaded. I was Warden Commander. It was my duty. I delivered an ultimatum. Help us, or you'll never see her again. You threatened Father. You were going to kill our mother. No, never. He came with us. I never had to decide her fate. She was never told about what passed between Malcolm and me. That doesn't make it better. You see, Hawk, how can you trust anything Larius says? No, Corypheus comunque è pericoloso. Cioè, nonostante lui ci abbia minacciato il padre, perché, raga, questa è un'entità Satana essenzialmente, è pericoloso. Larius's threats were reprehensible, but he's still right about Corypheus. You can come willingly or not, Hawk. I just need your blood. Custode grigio, dovevano dargli dei nomi. Siete sicuri di voler fare sta cosa? Janneka, mi sa che è morto. He stirs. Slay him now before he wakes, before his strength comes. The key, it's not strong enough. Use your blood. Free him and slay him. Io continuo a dirlo, perché stiamo liberando Corypheus? Noi lo stiamo liberando perché poi proviamo ad ucciderlo. Non ci riusciamo. Pilastro di contenimento. Oh, che bello, con il calice dell'unione. State liberando Satana, be careful sister. Io da mo che m'ero coda.
Madò. Did this some dream I wake from? Am I in dwarven lands? Why seem their roads so empty? You serve you at the Temple of Dumart? Bring me hence. I must speak with the first acolyte. He speaks of the old gods, the Imperium. You are no man. Do you belong to the Empire? Or be you of dwarven blood? How come you here? Whoever you be, you owe fealty to any Magister of Teventar. On your knees. Ah, c'è, proprio hit. Tutti giù, merde. Ma che bello esteticamente. È molto simile di mood all'architetto, però va da un'altra parte totalmente. Però è tipo come se si fosse fuso con delle armature, una roba del genere, perché c'ha un occhio mezzo sguarcio, però che non è cieco, è tipo trasformato in prole oscura. Ma che bello. Poi tra l'altro che parla del portatemi dal primo accolito, dice che non so, il primo incantatore, perché lui è dei mille anni prima. Secondo me deve proprio rendere l'idea da tipo quasi regale. Aspetta, non mi sembri avere le idee chiare. You're a darkspawn. Darkspawn. Ravaging the deep roads. Spreading the blight. Does this ring a bell? You are what held me. I smell the blood in you. Madò. You mad? Lord, tell me, what waking dream is this? Non gli risponderà. We sought the golden light. You offered the power of the gods themselves. But it was black, corrupt, darkness. Ever since. How long? The Golden City. The first violation. The Magisters who brought the blight. He tainted the world. He speaks to all who carry the corruption. Darkspawn wardens. He brought Janica here. Brought you. Cioè, questo è veramente uno dei primi magister del Teventar che entrò nella città d'oro. Ma che cazzo sta da di? Però questa è una cosa che mi mette un attimo un po' la strizza, perché non è che lui è entrato, ha trovato la città d'oro e qualcosa l'ha punito. Cioè, lui è entrato ma era già tutto oscuro. Non è che è una cosa che si è creata, è una cosa che ha trovato già là magari. Io spunto più alla cosa del in realtà era già tutto oscurità, perché è ancora più greve. Vuol dire che nell'oblio la città del creatore in realtà è una cosa cattiva, e se potrebbe ricollegare molto molto bene a il lupo. Cioè, magari il lupo ha fatto quel che ha fatto perché c'era quella roba. Ha fatto quel che ha fatto per rinchiudere da una parte appunto sta cazzo di roba. Però la gente non si è fatta i cazzi suoi, ci ha pucciato il ditino e ha fatto i casini. Però vabbè, questa non credo sarà roba che ci risponderanno mai. Beh, è troppo potente, deve morire. If he could reach the Black City, who knows what else he's capable of? We need to kill him. The city! It was supposed to be golden. It was supposed to be ours. If I cannot leave with you, I will leave through you. I seek the light. I made your sacrifices, Lord. Madò, quanto è alto. Però vedete, la, cioè l'ha detto. Io me l'aspettavo dorata. Non ha una barra della vita. Deduco che devo perdere, vero? Fallo finire di spawnare. Ah, no, sta ancora spawnando. Perdonate. No, non gli si dà tempo. Un cazzo. Immagino Corypheus. Oh, e dammi un attimo, per Dio. Cos'era quello? E che cazzo, correte, merde! Ma da, perché devo fermarlo, ok? Fuggite, sciocchi! Te vuoi fermare tu? O devo uccidere per forza i demoni se non si ferma? Un sole.
Ma ma che fico, cazzo! Ma bella sta boss fight! Meglio dell'Arishok a mani basse, eh! Infatti, tra l'altro, ogni statua c'ha un colore. C'è il fuoco, l'elettricità, la natura e il ghiaccio. Stai richiedendo un'altra volta i poteri? Ah, ok, cioè ogni volta farà tipo un ulti con un fuoco. Fa tipo le magie, quelle extra di Final Fantasy. Questa si chiama tattica! Hikko de Putta! Madò! Che cazzo di figata! Ah, ma tra l'altro rimane così proprio l'arena. Ma che figata! Dispel. Pezzo di merda. Succhia. Va, Rick, vai in piedi, cucciolone. E ok, il team è tornato, ragazzi. Lei team è tornato. E tra l'altro, baffatevi pure tutti, perché t'ho sottovalutato. Eccolo qua un'altra volta. L'elettricità, che figata. Cioè, poi queste sono proprio le arci magie, no? Cioè, è l'apice del mago. Cioè, lui non sta usando magia del sangue, a meno che non sta usando quello che sta là dentro. Sta riottenendo i propri poteri, perché gliel'avevano sottratti. Ho capito, ma che cazzo è stato questo? Bucio de culo. Che culo. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Guardali come piottano. Ah, tra l'altro mette anche l'elettricità tra i vari muri. Ma che bella sta boss fight. Ma che fica. Correte, merde. Vaffanculo. Guarda Varric, nano bastardo davanti a tutti. Cazzo, sono morti entrambi perché gli è arrivato il fuoco. No, perché sta cadendo anche la merda dal cielo. Siamo di nuovo da soli. Buono così. Dai. Easy. Porca puttana. Ma il fatto è che quelle merde vanno alla stessa velocità del lanciafiamme. Come cazzo faccio? Corri. No, aspetta, c'è l'elettricità. No, forse no. E invece... Porca... Immagino Ruka che corre in mezzo a ste rocce con l'apocalisse. Vai, Heroes Never Die. Quanto sono contento di averle craftate ste cazzo di favori di Mithal. Io sono Mercy, che però invece di curarti col bastone ti tira una bottiglia in bocca. No, con me, perché voi passate in mezzo ai fulmini. Di qua. Seguite la bandierina. Boncagli la madre. Sei stannato, merda. E invece... Quella, vieni qua. Rules of Nature. Scusate. Ci siamo fatti. Tra l'altro questo era, non so se era uppato anche per il livello, ma ce lo siamo fatti al 41 a incubo. Mi aspettavo un monocolo fine. No, Ruka ha detto: guarda, non ti faccio aprire bocca, giustamente, perché è un mago. Zac, secco. Quindi morto, potentissimo. Mi sa che non lo vediamo più in Inquisition, perché o risorge o non è morto. You did well, Hawk. More than the Grey Wardens of old were able to accomplish. I will tell the Warden Commander of your service here. You've gained an ally today. Sembri diverso. Why are you talking like that? My head is clear now. Without Corypheus's call, I can think again. I thank you for my freedom. Cioè, lui era talmente potente, talmente affine alla prole oscura, che riusciva quasi, anzi quasi un cazzo, che riusciva ad emanare la stessa area di influenza, stessa aura di influenza di un cazzo di arcidemone. Però cazzo. Vabbè, sempre meglio di niente. And here I thought I just gained a headache. I will never forget what you did here. The prison stands no more. My gratitude you have for my freedom. I said you wouldn't believe me. When the Seekers arrived at the structure, this prison, it was destroyed. The Grey Wardens were there, but they did not mention this Larias. They claimed everyone was dead. And now you claim the champion was not only there, but defeated a magister. One of the magisters of old. Left there by the wardens themselves. A curious tale. I wonder if there's more to it. A small matter. A moment for the last of the family. And an echo. You'll forgive me if I take a liberty or two. Perché se è come un arcidemone, vuol dire che come un arcidemone, se non viene ucciso da un cazzo di custode grigio, si mette nel primo pro l'oscura che sta a portata. It's amazing how the past haunts us. All this hardship, because of what happened so many years ago. Did Father think it was worth it?
He certainly knew it was too shameful to mention. He was wise not to share it with Mother or any non-mage. Quindi paradossalmente, se diamo per scontato questa cosa, no? È immortale. No, infatti io ho buttato un po' così, perché immagino che sia entrato dentro l'Arius o magari ha messo la propria coscienza. Però paradossalmente è immortale. Perché? Perché se riesce a controllare però l'oscura, ergo i custodi grigi, non si farà avvicinata a un custode grigio che lo può uccidere. Se lo uccide una persona che non è un custode grigio, cambia corpo. Frasi fatte proprio, a noi che piace il rischio. Of being quiet lives as maids and stable boys. An idea not without charm. But you're right. Being normal would have required wholly different parents. And I wouldn't want that. Thank you for taking care of everything, sister. Adesso non mi rivedrai per 7 anni. Malcolm would be happy you two aren't at each other's throats. Not all the time. He sacrificed so we would have a life free to choose. Must have been a terrible burden. Much like the burden you've assumed. No, perché se ci sta ancora la madre ci parli effettivamente. Se non ci sta, se lo immagina. Oh, che bello, voglio solo migliorare le cose. I do what I can. Sometimes it doesn't seem like enough. You know, your father tried to help people the same way. Tried to fix trouble he saw in others. The best of him is still with you. The best of all of us. It's what makes you try so hard. You will always have that. We will always be family. It'll be all right. Sì, se lo stava... Madonna, che cosa triste questo. Io direi di spararci anche l'altro DLC, perché così almeno ce li togliamo per bene e poi ci godiamo tutta la fine di Dragon Age. Seeker, you wound me. The champion nearly starts a war and you're all too happy to bury it beneath your words. You will tell me about the Qunari. What's left to say? The Arashok was killed and a champion crowned. And yet we had Orlesians threatening sanctions of every kind and measure. What happened at Chateau Haim? What happened with Talis? You've heard about her. We had someone there, but they lacked your access. Whatever Talis was to the champion, it seems like it angered a nation. Thousands of lives were at stake, Seeker. Perhaps one still is. Oh, nicely non-specific. All right, let me set the scene. An ambush, an invitation, a hunting party. Madonna che sei bella, Cassandra. And of course there's no one. All I know is it had something to do with you and nobles. Edge is usually very reliable. Reliable at leading us into an ambush, you mean? Why? It's not always an ambush. E invece mi sa proprio di sì. Questi sono assassini di Antiva, quindi. And there is the champion of Kirkwall. You die today. Oh! E metodo de no invece. Ah! Deduco tu sia Tallis. Chi è quella? Ma che bella, cazzo! Ma figata! Ma tanto mi sa che non è un'elfa pura, perché aveva dei tratti molto umani. Comunque si sono corvi d'antiva, ma si capiva un sacco dall'accento. Sloppy. You think the crows would be better at this? They've been doing it for ages. Flirt. Flirtiamo, Mary, non mi menare. Interesting entrance. You have some fine moves. I do, don't I? My name is Talis, and I've been looking for you. Looking for me? Looking for the woman who has an invitation to Chateau Haim, to be specific. Oh, that's what Edge was on about. You remember? Duke Prosper, the one who fawned all over you at the Champion of Kirkwall banquet.
He talked about a hunt. I doubt I'd go to such a thing. I was hoping you'd reconsider. The Duke is a delightful host, or so I hear. Let me guess, this isn't just a social call? I need to relieve him of something he has no right to possess. And I can't do it alone. You want us to be thieves? Well, stealing from Orlesians is never wrong, or so I've been told. This isn't how I was planning to ask you this. I was picturing an introduction with less blood. Va bene, tu sei palesemente, non dico un bardo, ma sei parte del gioco di Orlé. Questo è palesemente qualcosa che sta all'interno del gioco, perché tu non vai a rubare a casa di uno di Orlé a random. Torno e vedo lì ci flirtare, perché è giusto così, con le elfe sempre bisogna flirtare. Beh, sembra divertente. Why not? I hear the Orlesians make excellent cheese. That's right. You're Ferelden, aren't you? We're not actually dog people, despite whatever rumors you've heard. I'll keep that in mind. So tell me, what exactly is it you want to steal? A jewel. The Duke thinks it's valuable, and it is, just not in the way he believes. What's more, he shouldn't have it in the first place. He who wishes to walk on water must first learn to swim. Come with me to Chateau Hayne. I'll explain everything on the way. If nothing else, you get fine wine and fancy company. But I hope you want more than that. I don't like the sound of this, Hawk. You think it's a trap? Or you don't want to steal from a nobleman? I don't think we should be breaking laws for someone we just met. Chapeau, io direi, però vabbè, dettagli, questo è il DLC, letteralmente tenghi da fallo, punto. Un attimo e si stavano per saltare addosso comunque, cioè ogni ladro di questo gioco, fuorché Varric, è arrapatissimo. Cioè pensate, cioè, ogni ladro che abbiamo incontrato, bisogna buttargli una secchiata col ghiaccio in faccia, perché sennò è la fine. Renzo, qualcuno deve pulire ciò che resta di là, ma tra l'altro si chiama Renzo perché appunto, essendo di Antiva, quelle zone lì sono ispirate all'Italia e alla Spagna, e quindi Renzo è un nome, sia credo pure spagnolo, però è principalmente italiano. Quel nano l'ha fatto un macello quando lo abbiamo interrogato, ma abbiamo ottenuto ciò che ci serviva. Stanotte Hawk sarà al mercato della città superiore, assicurati di portare i saluti della famiglia a Lord Friedrich. Ah, ma tra l'altro c'è Bethany. Cazzarola, me la devo portare per forza. Pure forse Isabella, perché magari va in combo con lei. The jewel we're after is called the Heart of the Many. Interesting name. Interesting jewel. All I care about is getting it away from the Duke. Here's the problem. The heart is in a vault behind who knows what kind of traps. Protected by a private army of Orlesian chevaliers. All inside a fortress that was designed to be impregnable. And let's not forget, it's on the side of a mountain, in the middle of nowhere, surrounded by monsters. Sì, esatto, dovevamo farla costruire allora la prigione, perché cazzarola! Andrastis, dear Prosper, when is this going to get started? Presently. All right, everyone. You'll know the tradition, yes? The first to find and slay a wyvern wins the honors of the evening. And bragging rights, of course. Good luck to you all. Ma che figata! Sì, c'hanno armature di merda, però che bello, perché questa è roba orlesiana! La prima volta che vediamo roba veramente orlesiana! No, questi non sono spagnoli, questi sono di Orlé, perché sono tutti con le maschere, con la roba tutta altezzosa. Perché sono di Orlé, quindi sono francesi, quindi fanno cagare. No, non si dice. Preparati a trattenere le mani, sì, perché immagino che gli orlesiani siano come Anora, cioè dovessi prenderli a cinghiate ognuno. Giornata magnifica. Lovely day for a hunt, don't you agree? Very outdoorsy. Ah, the champion of Kirkwall. These are honored guests. Lui è palesemente del Ferelden, a vederlo. Please excuse Gahir. A polite bodyguard is a contradiction in terms, or so I am told. A chastened? Here? Ah, yes, you are Ferelden, aren't you? You would know of his people. Oh, Dio yei. Madonna, se trovo chi ha fatto le scelte per Dragon Age 2, vi ammazzo. Vi ammazzo se vi trovo, vi trucido. Bastate a capire quei DLC che cazzo hanno fatto. I DLC sono bellissimi su ste cose. Madonna, l'estetica che ti richiamano le cose, che hanno fatto tutto il luogo. Madonna, Dragon Age 2 in realtà 60 ore tutte uguali. Vabbè, è un'esagerazione. I know of Darkspawn too.
But I generally don't let them breathe on me. No. He breathes on all the guests. Think of it as a rite of passage. And who is this lovely specimen? You flatter me, Your Grace. I must say I didn't really expect you. I already have an Amel, you see. Or Orc, I suppose it is. A member of the Kirkwall Circle of Magi, no less. And endlessly charming. Sister? Perhaps you should join forces to avoid any appearance of collusion between parties. At any rate, I won't keep you from the hunt. Wouldn't want you to fall behind the others, yes? Farò del mio meglio. It will be an interesting diversion, I'm sure. Good luck to you, my lady. Remember, fortune favors the bold. Allora sì, ma perché gli orlesiani non c'hanno un cazzava tutto il giorno se non rischiare di morire, quindi dai, io ho paura che loro due possano implodere. Eccole! No, questi sono draghi. Ma infatti perché l'hanno chiamate viverne? A meno che qua viverne appunto non so, proprio un'altra roba totalmente ancora. Buongiorno, eh. Ma che bella Talis come si muove, mi piace un botto. Sembra un ladro ancora più là. Forse no, perché è la sottoclasse dell'assassino, che qua non ci sta magari. Which of these lizards do we drag back to the Duke so we can get to the drinking? Do dragons and wyverns even mix? I don't think so. So if we drop part of this in the right spot, we might lure a wyvern out to protect its territory. Good thought. Do that. Beh, sembra un personaggio creato da un player, onestamente. È la classica elfa dei boschi rossa, con gli occhi azzurri. Altare antico. Ma ovvio che lo tocchiamo, perché come minimo c'è dentro un Wraith. Peggio. Che tra l'altro pure l'orrore del cielo, questo tipo di nemico c'ha le unghiette lunghe come Corypheus. Che cos'è questa roba qua? Cultista del cielo. Minchia raga, io pensavo fosse Satana. È Talis che si tippa. Porca puttana, ma sei scema. Ma che figata, questa è magia nuova però, eh. Questa non è la solita roba che abbiamo. La Madonna di Padre Pio dei danni. Ma comunque nei DLC hanno messo un paio di cose sgravate, eh. Poi belle pure le musiche. Cos'è successo? Però questa cosa, raga, ma è una puttanata, eh. Cioè, onestamente. Onestamente, quella cosa è proprio una puttanata. Perché questo, quando voi gli fate un tot danni, fa tipo e si toglie. Che è rimorta, eh. È shottata istantaneamente. Non ce la fai neanche a rialzarle. Però è proprio che non fa animazioni. Lui fa, tipo i guardoni. Apre il cappotto e shotta tutti. No, sono morto! Ti prego! Ma vaffanculo però, dai. Madonna, mi sembra stare vive l'Arishock, Dio Cristo. Se adesso droppa delle monete e basta. Cintura superiore, più 50 d'attacco. È stato hard, ma sì, ma più che altro perché c'ha proprio due mosse che sono tumore. C'ha questi instant away che piazza, che sogrevi. Fa letteralmente per un secondo biribiri con le mani e mette sta cosa enorme dove lui sparisce. Tu già stai in un'arena così. Se poi tre quarti me la consumi facendo quella roba, è la fine. Ogni luogo sacro va. Ah, ecco perché erano particolari. Perché è roba avar. A prescindere dal crano della divinità, possiede una nicchia ben nascosta dell'altare. E nell'altare da allineare con il sorgere del sole durante il solstizio d'inverno. Al suo interno vengono riposte le reliquie sacre del dio e della dea venerati. Questi oggetti non vengono mai rimossi neanche in caso di emergenza, per timore di far infuriare gli dei. I racconti degli avar dell'era divina sono pieni di avvertimenti riguardando coloro che non rispettano e profanano gli altari della signora dei cieli. Ecco perché ci hanno attaccato, e perché era così greve. Perché è una cosa vera. Cioè, quello si è proprio incazzato il dio. Ci ha detto adesso vi apro il culo. Però, ok. Allora accetto la difficoltà sgravata. Sfortunatamente, i superstiziosi avari tenevano rispettosi numerose cose innocue. Tra cui parlare, tossire, impugnare gli oggetti con la mano destra e possedere qualcosa con delle piume. È improbabile che avvicinarsi agli altari sia davvero pericoloso. Ecco perché il tizio non parla. Fa parte di queste robe qui. A lot of blood. Would that be prey or from a wyvern itself? I've heard they fight for dominance. Can't be gentle. Maybe we can use some to draw out rivals. Added to what we have already, is it enough to draw one out of hiding? I'd say so. A little one, probably all we need. In the right spot, no doubt. Salve. There is something in there. A nest, perhaps.
Ma sono palesemente degli Urlok. Come già fa? Sicuro? Ma guarda lì! Queste tra l'altro bestie nuove. Che figata! Sta per morire Tallis. Le e invece. Ah, c'è proprio un escono. È il dispenser. Questo è proprio il dispenser. Escono con un backflip addirittura. Oh, sentili che fanno buia! Piccoli pezzi di merda. Ma poi guarda quanti. Giustamente sono deboli, ma sono veramente piccoli branchi. Is that Wyvern's mating? Could we mimic that? No. Oh, the sound. Right, yes. I can try that. Ah, Dio raga, infatti dicevo scusa, ma come? Cioè, Meryl, oh, sei fidanzata, che cazzo dici? Ma scusate, ma questo è morto schiacciato veramente da una forma di formaggio? Gli è arrivata dalla montagna. Ma infatti questi sono venuti qua a farsi ammazzare perché veramente non sembrano mai nella vita cacciatori, ma neanche alla lontana. Che poi chissà dove cazzo è l'altare nascosto, impossibile. C'è sta il sentiero, pure con i sassi. Ci mancava che ci mettevano il cartello per la signora delle ali o dei cieli, come cacchio si chiama, di qua per favore. Probabilmente va. Passo, sì, liquid. Porco di che cazzo era? Passato palesemente un Nargacuga. Oh shit. Literally. There you go, Mark. It seems we're on the trail. Abbiamo trovato veramente della merda? Cioè c'è qualcuno che ha modellato della merda di viverna? Oh, a wyvern kill. Some kind of holla or something. That could be a tunic. Don't know. Don't care. It's fate they liked for some reason. E lei più la vedo più mi sa veramente tanto di più umana che elfa. E addirittura un... Hanno preso veramente le lettere, pom, lanciate sul tavolo. Un Velgastrial. Allora, di qua ci dovrebbe essere l'ultimo. No, c'è una pila d'ossa. Ma mi pigli per il culo. E tu mi fai andare dall'altra parte della mappa per trovare un cadavere smangiucchiato da una viverna, tre topi de fogna bastardi e una cintura. Andavo all'OVS e facevo prima. Meno ci stava pure l'aria condizionata. Oh no, è ferito. Se si è preso il veleno della viverna. Wyvern poison, I'm almost certain. Poor thing. L'unguento dovrebbe aiutarlo. He has a use for that antidote we made. Salviamo un doggo, sì. Who's a cute puppy? I suppose we can't keep him, can we? His owner is probably waiting back at camp. No. Ma si chiama Silvano. Silvano! Silvano, dobbiamo fare due conti. Dobbiamo fare due conti davanti alla macchinetta. Vabbè, questa vabbè, perché cazzo sto pure a parlare, non la capirà nessuno. Magari la prossima volta non mandai i cani a cacciare una viverna. Consiglio appassionato, eh. Tanto ho scoperto che lei è così bella e anche molto dettagliata e differente dagli elfi standard, perché proprio lei l'hanno completamente fatta di somiglianza in base alla doppiatrice. Cioè, la doppiatrice è tipo uguale. Vabbè, ho capito. Mi dispiace per il culo della viverna. Ha cagato stosso. Minchia, la troviamo squarciata, ragazzi, eh. È aperta in due, come uno stendino. Scusate, ma sta viverna caga e lascia cadaveri? Cioè, non solo ti ammazza, ti caga pure sul cadavere. Yes, I think this would be the place to find a wyvern. And room enough to kill the thing without getting sat on. They're not stupid, though. We'll need some really good bait. Adesso che ho scoperto sta cosa della doppiatrice, quanto me si spiega il perché è così molto più dettagliata rispetto a tutti gli altri? Tiriamone qui una, ma con cautela. I'm not here to impress anyone. Let's bring in something manageable. What? Nothing. All right, let's see what we have. Plop that down for starters. Actually, that should do it. Let's see if it's feeding time. Scusate, ma hanno plagiato un mischiaticcio tra un Toby Kadachi e un'altra roba. Io mi aspettavo qualcosa. Invece no, hanno preso tipo le viverne quelle cinesi. Sembra in realtà anche un mischiaticcio di coso di Avatar. Un rip-off del Thanator, o come si chiamava. Ho capito che palle. È un altro di quei roba. Ma perché hanno fatto che i mostri grandi caricano solo a testa bassa a random? Cioè veramente queste sono i Radiant The Monster Hunter, che quando non sanno che cazzo fate caricano. Porca Eva. Uè, le citizens of Ferelden Turnip. They say you are a champion of some backwater city in the east. Quite an achievement, I'm sure. I suggest you run along with your servants while you have the chance. This wyvern was mine to kill, not yours. Mine! 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 I paid good coin to be the one who wins this contest. It was my turn!
Ma se te ficco le scargo su per il culo? Una a una. Facciamo tipo palline. Non si può dire. Ma che cazzo? Ma perché? Cazzo di risposta è? Tu questo gli dovessi dire apro il culo? Beh, nessuno me l'aveva detto. Oh, I didn't realize the Duke was offering charity to his more useless guests. My mistake. I will not accept such talk from a backwater mongrel. You do realize this woman has nasty little thugs like you for breakfast, I hope. More insolence from a knife ear this time. I can't take no more of this. Kill them all. We can save the Wyvern Rest. Too much for them. No, ma tanto li uccidiamo tutti, Kyle. Dammi un attimo. Dammi giusto un attimo, Buongiorno, Now, what is going on here? Prosper, this blasted shibitch tried to steal my rightful kill. Now, is that any way to speak of the champion of Kirkwall, Baron? This is your fault for inviting a stinking turnip in the first place. Your mother would be ashamed. Says the man whose mother has slept with half of Valchevin. My apologies. Arlange has always been a cheat. What would you have done with him? You're not suggesting... Why not? You believe Arlange would have stopped short of murder, given the chance? Ma che cazzo stiamo a fare? Ma i ragazzini veramente? Vabbè, perché giustamente ci avevo preso, sono tutti nobili del cazzo che bisognerebbe prenderli a cinghiate. Ecco qua, qua se facciamo tipo i gladiatori col pollicino in chat. Che dici, Tallis? Something on your mind? Just let him go. He's not worth your time, Hawk. My word, such mercy. He can't be more than he is, that's all. You've bested him. E allora mandiamolo a fanculo. I've no interest in more bloodshed. You hear that, Arlange? It behooves you to leave while you still can. Fine. I will go. Congratulations on finding the Wyvern. It looks like a fine one indeed. There will be a celebration in the Chateau Courtyard. Do attend when you're ready. Diciamo che è stato più per farsi furbi, no? Però cazzarola, Cioè se sono impegnati nei DLC almeno per creare qualcosa di nuovo. Sembra più un alieno. Io se dovessi immaginarmi in un mondo come quello dei Dragon Age, una viverna, cioè una creatura magari loro l'hanno pensata come quadrupede che corre, ok. Cioè non gli avrei dato... Cioè questi sono proprio i colori che non deve avere. Se lui si dovrebbe mimetizzare nella foresta, questi sono i colori che non deve avere. Non deve essere fatto così, nel senso... esatto, cioè sono più i colori di un bersaglio, Kyle, che di un cacciatore. Perché solitamente i cacciatori hanno dei, diciamo, colori addosso. C'hanno, insomma, un attimo di pelliccia, di squame che li aiuta un attimo a mimetizzarsi, così che te frega. Cioè, è come dire i panda, per esempio, sono pure loro l'anti-sopravvivenza, perché sono bianchi e neri nelle foreste del bambù, che sono verdi. Solitamente se sei dei colori così sparati sono due cose. O sei che se te tocco moro, o te devo pigliare e te devo scacchiare tutta la capoccia. Però è vero, se invece pensiamo sul velenoso, ci sta. Sul velenoso ci sta, perché effettivamente c'è il veleno potentissimo. I had a quick look around. There's one door into the castle that isn't under heavy guard. But there's a problem, right? There's always a problem. I can't get it open. And believe me, I tried. Bent a nice set of lock picks in that stupid door. One of the Duke's guardsmen must have the key. They wouldn't just lock themselves out of the castle. I hope. Si sono attivati i neuroni. Sta pure noi, dai. Forse il colletto è un po' una merda. Però dai. Invece poi c'è sta Isabella che va in giro a Popponzi, a cosciazza de fuori. Cazzo gli frega. In realtà sono un falso invalido. Anzi, che faccio? Sono un invalido. Sono due mani finte, ragazzi. Sono proprio manichini, stanno così. Neanche i Lego sono così duri. Bella guardia, ci penso io. Give me a minute alone with this guard. I'll get the key. No murders. Or clobbering, or whatever you're thinking. It'll be hard enough getting out of here without some servant finding a corpse stuffed into an armoire. We shouldn't all go together. These snooty nobles will make a scene. Non fatevi notare. Talis and I will go mingle. Get someplace safe and wait for our signal. Let's see what we can find out. Come on. Ma quanto bellina comunque Talis, o Tallis. Your Grace. This is the event of the season. You have truly outdone yourself this time, Prosper. Ah, at last our mighty heroine. The champion of Kirkwall has the honor of first kill this day.
To harm the Wyvern on its own ground is to tempt fate. A terrible risk. But the prize. I present to you this belt crafted of fine Wyvern skin. Wear it well and accept the accolades you're due. Do not mind Leopold. My pet is always so temperamental before dinner. Fa qualche giochetto? I don't suppose Leopold knows how to fetch or play dead. Alas, he seems to think it's our duty to amuse him. My friends, I officially welcome you all to Chateau Hain. Enjoy a taste of Orlesian hospitality. Ma che bello però! Che tanto è anche più grande di quello che abbiamo affrontato. C'è una merda là dietro. Si sono divertiti a farla la merda, a metterla in giro. Oh! Ecco, questo vi dirò figo. Tra l'altro non c'ha i colori particolari. Pardon me, Sir Guard, but could we have a moment of your time? Anything for the Duke's honored guests. Questo sta per morire comunque. Cioè, siamo là là. Emergenza abbigliamento. Guarda, sono curioso. Emergenza abbigliamento! I've just encountered some Ferelden band wearing the same outfit as me. I need to change immediately. Her ladyship cannot be seen like this. It would be an insult to two nations. There could be riots, wars! A matter of social life or death. Get me into the castle now! Of course, madame. Since this is clearly so important, I will see what can be done. Perfect. Just let me have a minute alone with him, and the key will be ours. My, what a big sword you have. Do they give those to all the chevaliers? So impressive. Lovely party. Well, he doesn't have it. What? He forgot he'd given the key to one of the servants. What kind of guard forgets that he's locked himself out of the castle? Allora, questa cutscene mi ha tirato un mattone in fronte, perché appunto sì, si vede proprio che sono orlesiani. Perché per una cazzata del genere, magari io ero l'assassino che veniva a ammazzare qualcuno. Ma dettagli! E tra l'altro tu sei saltata sopra, mettiamo così, una sasicchia molto grande a quanto pare, per il cazzo di niente. Una scusa per festeggiare. We'll go out there and mingle until we find a way in. Or get so full of caviar and wine, we fall asleep. Right, nothing to worry about. This can still work. Tegan! E quindi tu sei i soldi, bastarda maligna! My word, has anyone ever told you you're the spitting image of the champion of Kirkwall? Sì. I am the champion of Kirkwall. Maker's breath, now I feel like an idiot. I should have realized. I'm Van Tegan Geren. Who is this woman, Tegan? I beg your pardon. Isolde, this is the champion of Kirkwall. Hawk, allow me to present our lesser Isolde. Tegan, I must speak with you right now about the horrible thing Dulcy de Lancey said. I... of course. Please, excuse me, Monsieur Hawk. A pleasure to meet you. If you speak to Ban Perrin, I don't advise you to bring up the Chantry. Or knickers. Mi è rimasto andito un culo, no, tu moglie? Tu sorella, chi cazzo era lei di soldi? Comtesse Dulci Dolonsuet, visto che me voglio male. You are Hawk, are you not? I heard about your mother. You and your uncle have my deepest condolences. Conoscevate mia madre? Were you a friend of hers? I knew Leandra many years ago, before she left Kirkwall. Madonna, io le veramente la gente di Orle la prenderei a cazzotti. Ci conosciamo? I don't think I got your name. Dulcy de Lancey? My husband is the Comte de Lancey. These are my daughters, Babette and Fifi. Charmed. What a delight. Ma sei una sorta di citazione a Cenerentola? Può essere? E due figlie brutte, la madrigna e magari Leandra che era Cenerentola? Vabbè, grazie. That's very kind. Enjoy the celebration, Messer Hawk. The Duke is famed for his hospitality. Ma poi guarda con che cazzo di posa stai! Madonna Hawk, dove sta lo spadone? Che urto, se lo capisco Loghain, mi rifaccio tutto origin, cambiamo la timeline. Ci sta Loghain adesso. Mamma mia, ce l'hai tu quindi? Can I interest you in some Antivan olives? Or I have some smoked ham from the Andrefels. They say it tastes of despair. Wait, does it really? How can ham taste like despair? Why would anyone eat it if it did? That's what the importer said. They all talk like that.
This wine has notes of oak and springtime. This cheese tastes of sorrow. Giusto una domanda, anzi un paio. Allora, tu sei palesemente un Jedi per tenere quel cazzo di vassoio, perché ha fatto delle mosse, lasciamo perdere. E soprattutto su questo vassoio non vedo delle olive. Quindi che cazzo mi offri le olive? Molto gentile, grazie. Thank you, miss. None for me at the moment. Nobody has wanted anything. Olive duty is the worst job. I must have offended the cook. I don't suppose we could have a peek at the kitchens. I'd love to see this hopeless dish in all its glory. I don't know, I shouldn't leave my post. Secondo me sì, veramente per punizione gli hanno messo l'attacco sulle punte delle dita e gli hanno attaccato lì. Devi sapere che non lei c'è sta moda di mangiare male per essere fighi. Lo chef, ragazzi! Oggi piatto nuovo, cagaton d'uffè! E si mette a cagare sul piatto di ogni cliente. Fortissimo, ma sarà divertente. What a scandalous reprieve from olive duty. Think of what the other servants will say. The upstairs maids will be so jealous when they find out. Very well. Follow me. I know, right? They treat you like part of the furniture. I'm surprised they don't sit on it. Avoid the cheese plate. Terrible. Have you got the key? I'm usually better at this. She didn't have the key either. This isn't supposed to be so complicated. C'è un piano di riserva. Maybe we could steal dessert spoons and start tunneling under the wall. That's not terrible. Hang on to that idea. The servant says she gave it to the Duke's son, Lord Cyril. Let's find him and hope he didn't pass it on to his father. Ma sto DLC comunque è un meme vivente. Ma tu sei quella di Kirkul, stai qua. My. I never thought you'd actually attend, champion. Ah, perché giustamente lei era d'Urle, quindi ecco qui. Il mio piano sta funzionando. Che cazzo vuol dire? Ma lo dirò. I was hoping it would be a shock. Part of my plan to become the most talked about noble in Thedas. If I'm any judge, your scheme will succeed. What do you think of the party so far? Ma guarda, secondo me ci sta anche a riuscire veramente, perché contando che c'è circa mezzo Thedas a fine gioco, da quel che ho capito. No, lei è bella, ma a me dà fastidio soltanto quando fanno proprio persona di Urle 101, che camminano tutte, che ti parlano, ti dicono tutte quelle vaccate, che veramente, madonna, qua proprio mi parte il nervo. Chi dovrei evitare? Who are the worst in the crowd? Do you see the two young ladies over there? That's Babette and Fifi de Lancey, daughters of the Comte de Lancey. Don't make eye contact. You'll thank me later. Ma poi, ma come ti viene di chiamare tua figlia Babette e Fifi? Che cazzo dei nomi? Ragazzi, io chiamerò mia figlia Cagatona comunque, però come una vasca di squali. I get the feeling that everyone here is a moment away from tearing each other apart. Don't get between the Comtesse de Lancey and the wine, or we will certainly see bloodshed. We should probably go mingle a bit more. Of course. We'll speak later, Lady Elegant. Ma che tra l'altro, a Talis gli hanno animato e gli hanno fatto anche le rughe delle espressioni, perché prima quando è uscita era incazzata e c'aveva tutte le rughe. C'aveva tutte le rughe qui sul volto. È molto molto bellina. Hanno fatto così gli orlesiani sulla base degli stereotipi sui francesi, alcuni veri, tipo la strafruttenza o l'essere migliore degli altri. Ed è per questo che quindi... niente. Speriamo ci sia un tasto per fare esplodere Urle. Lord Cyril! Excellent. Join us, champion. We were just discussing your famous confrontation with the Qunari leader. You must tell us the tale. It was the talk of Denerim for months. You have never been to Chateau Anne, yes? Please, allow me to give you this caprice. It's an old custom. My mother spoke often of Leandra. They were great friends when they were young. It's a shame neither could be here. Where are your knickers this time, Perrin? Shut up, you painted shrew! What entertaining manners our guests have. Don't you agree, Hawk? Però questi dovrebbero essere nobili, no? Io più vado avanti in Dragon Age. Per carità, nel Thedas saranno dei barbari di merda con 8 a intelligenza. Però qua sono veramente proprio tutto il contrario. Talis vuole vedere il giardino vero, non quello sotto. Talis here has been asking such fascinating questions about the garden. But I can't answer them. I suppose I can do my duty for the family and show her around. No, I don't have the cheese tray. You're mistaking me for... I was hoping we could... Fine, I'll put that in the trash. That Wyvern blood has some kick, doesn't it?
this is officially my worst night ever. Not Lord Cyril's type? Maybe he just doesn't like elves. Or women. Well, you've got one of those factors covered. He has the key. Go get it. What? It's your turn, Hawk. Go on. Scusate, l'ha sgozzato? L'ha messo a dormire? Che vuol dire? Mi devo andare a fare una persona? Posso provare a parlargli? I guess it wouldn't hurt for me to go talk to him. Please, please try. I think he likes you. Talis, ma io l'ultima volta che ho visto, sai com'è, queste, ho dedotto tu fossi una donna. Ma hai appena detto, non gli piacciono le donne, vai tu. E sappia per il culo, gli piacciono i tomboy. Ma che ne so, Harlock, che qui sono tutti imbriachi palesemente. The elf that her pleas are for nothing. She's pretty enough, I suppose. No doubt there are some men who would like that sort of thing. Te prego. Te prego. Ma che te flirt. Ti prego, se io clicco su sogni d'oro, prendi una sedia e spaccagliela in testa. Te supplico. No, che te flirt. C'ho Meryl. Io non la tradisco, Meryl. Sogni d'oro, merda. Cioè, questo era gratis. Questo era gratis. Cagagli pure in bocca già che ci siamo, no? Gli è rientrato il setto nasale, è morto. Cioè, la seconda ginocchiata era totalmente gratuita. E lo so che avrei dovuto flirtare, Barotto, probabilmente non me lo facevo. Però era troppo da ruga questa cosa. Questo è il bello del roleplay. Ne hai già abbastanza di me? And here I thought we were getting along so well. I can't imagine anyone I would rather attend an Orlesian party with. Even if you are human. Let's find that door and get inside. Con chi non ho parlato? Cioè, scusate, i soldi se ne va in giro a vantasse pure di qua la faccenda coi non morti? Ci ha scatenato fra un po' un mago del sangue abominio con dentro un demone del desiderio e va in giro a raccontarlo? Vuole che gli entra il circolo in casa a gamba tesa? Ma sto party che cazzo è? Il ritrovo di tutto Origins? The champion of Kirkwall. This is an honor indeed. Talis? Leliana, it's so lovely to see you again. You look stunning this evening. Your hair is darling. Did you do it yourself? È un ladro. Lei è un ex ladro. So abbastanza sicuro che abbiano fatto zaghete zaghete, ma pure più di una volta. È bello incontrare i vecchi amici. Well, I'm glad you two had this chance to chat. Yes, it was very fortuitous. We shouldn't take up more of your time, Liliana. I'm sure you have things that need attention right now. Basta, cioè te l'hanno messa solo per farti vedere. C'è Liliana perché giustamente Dorle. Sarebbe figa come cosa, ma sarebbe bello rivedere anche i personaggi vecchi. Se magari però tipo ti aprono l'editor e ti dicono ricreate l'eroe del Ferelden. Peccato che è una roba che non hanno mai fatto. Spero che magari in Inquisition o in Dreadwolf ci sia. E questo è il Siniscalco Bran. Champion, what a surprise. Honey Badger, don't you look good enough to eat? You know each other? Oh, don't be jealous, sweetie. Everyone knows Honey Badger. Awkward. So, can we talk about something else now? Io ve lo giuro, appena l'ho visto, ho detto, ah, minchia, è un'elfa con il naso molto più tipo i Gerudo, no? Tutte... Poi ha parlato, bella fratello, come stai? Ho detto, ah, ok, adesso ho capito. Bella festa, eh? The canapes are interesting, aren't they? And everyone here is so upper class. What an astute observation. We should get moving. Lots of people to greet. It was a pleasure meeting everyone. Don't be a stranger. Io, raga, allora, sto party di sto deal, ci stiamo tipo da mezz'ora qua. Però è bellissimo, perché è pieno di dettagli, cazzate, geek, è fantastico. Ma in tutto questo, mia sorella e quell'altra, che cazzo stanno a fare aiuto? Serve subito un guaritore. I've been stung by a bee. I think it's swelling. Maker, am I dying? The swelling is almost as big as your head. Don't just stand there, man. Do something before it's too late. If I die, make sure the world knows. I died at Chateauhayne. I cannot help you, madame. I'm afraid I don't have the key to the chateau.
bene, stavo zitto perché ci devo fare le clip per TikTok. A parte la telecamera. Poi se ne sono andate. Vabbè, fatto, bella. Se ne siamo andate come se non fosse successo niente. No, io stasera muoio. Poi quanto brava. Qua bravissima la doppiatrice di Hawk. What in the name? There's no need for you to die today, friend. Just move on. You never saw us. Sì. Quello è il mio coltello. You could have walked away. Allora, c'è un cambio di mood drastico. Tutto bene? Is something wrong? I didn't want to kill him. I've seen you kill several men. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. Enough. We're here for the heart. I'd like to do this quietly. Alert as few guards as possible. What do you think? Ci provo. Let's do it quietly. We shouldn't get into fights if we don't have to. I'm glad you agree. Let's go. Scena dopo. Sette guardie sgozzate. Però peccato che il coltello ha usato lo stesso uguale al nostro. This part of the chateau will be crawling with guards. We'll have to try our best to keep out of sight. Or we could try to create distractions, provided you're good at throwing stones. And if all else fails, we'll give them a sharp knock on the head. Right, of course. Just try not to do it all the time. All right, I'm ready when you are. Ma anche perché se dico facciamo l'approccio quello diretto, penso non cambia niente, Sans. Poi anche i coltelli diversi nemmeno mettono i modelli da... Questo effettivamente è vero. Però è un peccato perché io ho sempre pensato che il coltello di Hawk fosse magari qualcosa che gli aveva dato il padre. Perché era molto particolare, non era un coltello standard. E invece... Attenzione! Un'animazione unica per la furtività! Che cazzo è stato a dire? Distrarre e attirare l'attenzione di una guardia verso una zona specifica solo per attirare la guardia sull'altro lato della stanza. Attenzione, addirittura il cono! Madonna! Vabbè, per quanto tempo rimane... Ma questo sasso è incredibile. Per far colpo su di lei, l'aristocrazia ha seguito il suo esempio, portando ad una rinascita della cultura orlesiana. Ma cioè, gli orlesiani sono talmente tanto veramente che dovresti prenderli a cinghiate, che pur de fa bella figura, se mettono a studia. Cioè, pur de leccare il culo a una persona, se mettono a studia. Cioè, questo è veramente ammirevole da parte loro. E io non ce l'avrei tutta sta pazienza. Parapapaparara, parapapapa. Porco... Ma te pare una cosa normale? Veramente, cazzo Fox di Metal Gear fa così. Vi vogliono in giardino. There's a problem in the courtyard. Something about a poisoned comtesse. The servants were looking for you. A maker's breath. What have those useless elves done now? I suppose I'd better deal with this. Chef, per un giorno, sul diario del cuoco hai trovato un appunto interessante che potrebbe aiutarti ad avvelenare il cibo di Leopold. Stamattina ho provato un nuovo accompagnamento per le frittelle, baccalè essiccato, alcune fette di formaggio stagionate e parecchie rape. Il duca si è chiuso in bagno per tutto il giorno. Promemoria, la prossima volta meno rape. Grazie al cazzo, zia, ma gli hai veramente il cagotto a fischio gli hai fatto venire. Clicca due volte il pesce. Uno di formaggio e cinque rape. Perché? È la traduzione italiana. Cioè diceva tipo a couple, a pair e una roba del genere. Ma porca puttana. No! Abbiamo fatto... Minchia, me l'ero dimenticato. Abbiamo fatto prendere il cagotto a fischio alla viverna, raga. Stordire. Mette fuori uso una guardia permettendo di fugare le tasche. Oltre per vedere se la guardia possiede una chiave della porta. Ma che bella sta roba. Veramente Stealth Game è fatto meglio di un sacco di altri giochi, ragazzi. Poi tu dici perché i cazzo dei bardi a Orlé fanno tutto quanto tranquillamente. Grazie al cazzo che i guardi sono dei rincoglioniti. Cioè manca che busto sul muro. Che cos'è stato? Andiamo a vedere. Sì sì, dice che era l'armatura. C'ha qua dietro tutto ripiegato. Però era l'armatura. Would wear your skin as a cravat if they could. Never forget that. Every one of you will be prepared for battle. Do not relax for an instant. Cazzo sta in guerra Orlé? Domanda. Non mi sovviene al momento. Coi Gunari? Col Ferelden? Però perché? C'hanno una tizia d'Orlé adesso che li governa. Questa potrebbe essere anche una piccola robettina de lore. Esatto, appunto. Dico qualcosa che è molto in realtà interessante. Perché vuol dire che loro si stanno a preparare per la guerra con qualcuno e non l'hanno ancora dichiarato. Io non mi metterei ad urlarlo dentro a un posto del cazzo. E tanto che cazzo ti frega, tu ti teletrasporti, no, brutta stronza. Io devo fare il furtivo, le fa... Questo è palesemente un attrappo. It's never as easy as it seems, is it? I swear I didn't know. There must be some sort of switch.
Scusate, cioè Orlé come misura di sicurezza ha messo un enigma. Allora, ladro Kun, se sei abbastanza intelligente puoi scappare e puoi anche fottermi tutti i soldi. Something wrong? I don't know. Yes. Don't fret, my dear. Yes, this qualifies as wrong. It's not over yet. But it is over. I knew who you were the moment you arrived. Assassin. Assassin? I thought we were here to steal a jewel. Then she didn't tell you. The elf is a Qunari. Avrei forse potuto capirlo dalle armi, perché mi sembravano strane. Ma tanto c'è la musica di Dragon Age Origins a random, perché non mi interessa. I assume Talis has her reasons. My, she chose you well, didn't she? Look, I came to stop the heart from doing something we will all regret. She didn't. Leave her out of this. And waste all the effort I spent luring you here before the heart's arrival? Don't be foolish. Asse hasatra mas. Mas avas trasokulun. Take them away. Figata, hanno parlato in Qunari. The elf was Qunari. And the dwarf has no beard. I know, it made no sense to me either. Maybe they cut her horns off. The Qunari are not a race. They are a religion. What I don't understand is why a Qunari agent would try to kill one of her own people. And why involve the champion? Excellent questions. I expect answers to match. I live to please. I have a question. When the Duke told you what I was, you said you didn't care. Was that true? Ah, ok, quindi Talis è come Stan, cioè una non sembrava di nomignolo, onestamente, una roba Qunari. Senti, nel Qun i nomi non ci sono. Sì, no, questa cosa sì, la sapevo. Era perché mi stavo rincoglionendo del fatto che sono nomi molto particolari quelli dei Qunari. Cioè, sono tipo appunto Stan, Avard, Talbashot. Quindi se tipo tu senti Talis, non te viene. Nel senso, non mi sembrava un nome Qunari. È come se ti arriva un elfo con le orecchie a punta e tutte cose, ti fa, mi chiamo Giovanni. Fai, aspetta. Però a quanto pare è proprio un rango. Magari Talis è il rango per assassino o per spia o altre cose. Che cazzo di risposta è? Tu mi piaci? No, mi hai mentito, sono qui per lavoro. Raga, no, io voglio, non voglio essere cattivo. Mi piaci. Io spero sia inteso mi piaci come persona. You could have told me the truth. I might have listened. And what if you didn't? I suppose we'll never know. I am sorry. This didn't work out like I'd planned. Obviously. What was your plan exactly? The one I expected to find is named Salit, a member of the Ben Hasrath, the heart of the many. I was told he's here to sell secrets to the Orlesians, and I came to stop him. I suppose I was misinformed. Io adesso devo capire quel tu mi piaci come cazzo anche alla lontana si associa a quello che ha detto. Che cazzo siamo, veramente i poeti quelli italiani che scrivevano tre parole, la gente ci ricavava sopra le pagine sane? Che cazzo vuol dire? Mi piaci nel senso che l'avrebbe ascoltata. Sì, ovviamente, no? È come se mando a fanculo una persona e invece poi voglio baciarmela, sono uno tsundere. Ma infatti pure questa è la cosa che un po' mi fa storcere il naso, Barotto. Noi qua, tecnicamente, è già successo, noi siamo già campioni. Cioè, quindi lei è andata a chiedere una mano a colui che ha ucciso l'Arishok. Però magari, appunto, si ritorna a quel fatto del... l'Arishok stava a fa una puttanata, quindi per il Qun se lo meritava che era successa quella roba. Segreti Qunari. So you came here to stop this elite from betraying your people. You probably won't believe me, but this isn't a political mission. It's personal. E perché proprio io? So did you really involve me just because I had an invitation? You were the only one on the invitation list who wasn't a personal friend of the Montfort family. And you're also the champion of Kirkwall and a Ferelden with no reason to love Orlé. Vabbè, anche detto, siamo essenzialmente il miglior companion che gli potesse capitare. Cioè, siamo talmente tanto scollegati dalla gente che sta qua, dice vabbè, andiamo con lei. Chi sei veramente? So everything you told me was a lie. Not everything. So I just missed the part where you're one of the people I drove out of Kirkwall. You don't need horns to embrace the Qun.
What you need is a purpose, a belief in unity, in improving the lot, not only for your own people, but for everyone. Ah, ecco perché si chiama il cuore dei molti, perché è qualche cosa da associato magari ai gunari, questa cosa collettiva e tutto quanto. Quella è una cosa che mi dà veramente fastidio, anche per rispondere a Kyle. Io preferirò tutta la vita un personaggio non doppiato, perché a me non me ne frega un cazzo da vecchiavo, cioè non me ne frega niente che questa deve essere doppiata, c'ha le animazioni facciali e tutto quanto. A me mi interessa che tu mi dai del gioco di ruolo, cioè noi stiamo giocando un CRPG, non stiamo a giocare una cazzatina, porca troia. Vogliono aiutarci? You're right. I can think of many people who would be improved by the loss of a head. You're joking, but you're also right. That doesn't mean it's the solution for everyone. So everyone else just loses a foot? Maybe a big toe? Being Qunari doesn't automatically mean you're a zealot. Most Qunari don't even understand humans, why you act like you do. But I grew up among you. I understand perfectly well. Cioè, perché vedete pure tutte queste cutscene in questo modo, queste interazioni? Io capisco che magari col PG muto non le potresti avere, perché io dico una frase e o che è letteralmente botta e risposta ogni volta, cioè io dico una frase, lei dice una frase, io dico una frase, lei dice una frase, o tu non puoi avere questi dialoghi veri e propri dove tu dici qualcosa, lei dice e gli rispondi. Però... cuori dei molti? You mentioned the heart of the many before, but you said it was the name of the jewel. It's also what Ben Hasrath means. Some people say we're enforcers that keep the Qunari in line, but that's not it. It's hard to explain. Try. We're the soul of the Qun. We keep its spirit alive and protect it from both outside and from within. Not every Qunari agrees, nor do they always do what is best for all. The Ben Hasrath remind us of our common goal. So tipo i The Punisher del Qun. Cioè, so gli assassini del Qun. Sono magari il quarto ordine nascosto. C'è sta fede, conoscenza e militare. Loro sono quello tipo l'Hokage oscuro. Cioè, stanno dietro. Se qualcuno sgarra, non deve fare cose, zacchete. Cioè, in un ipotetico caso, se l'Arishok non l'avessimo ucciso noi, sarebbe stato ucciso da Tallis o da qualcun altro che faceva le sue veci. Questa è tirannide. A common goal being subjugation. It's not always meant to end in violence. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. I probably don't sound very convincing. Vabbè, ho capito, ma non è che stai a fare tipo padre qualcosa che mi devi convertire. Stiamo a parlare, zia. Cioè, lei subito stava già con la tesserina. Ti vuoi convertire? Al culto? Guarda, c'ho già la macchinetta, te la faccio qui la tessera fedeltà. Cazzarola. Che cazzo vuol dire sei una benedizione? È ovvio che lo è. Lo sei? The way you're talking, it sounds like you're one of these Ben Hasrath. I am. Or I was. Whether I ever am again, I guess that remains to be seen. Is that why you're here? To redeem yourself? Not to them. Doubt is the path one walks to reach faith. To leave the path is to embrace blindness and abandon hope. Another Qunari proverb? She who swallows wisdom in tiny chunks avoids choking. Cazzo, hai detto Qunari è, però vabbè, dai. Che gran divertimento. I suppose the good news is, with all this extra time, I can learn to knit. Could you make me a sweater? No. The first order of business is getting out of here before His Grace decides we would taste good in the soup. Or whatever he has planned. Any ideas? We didn't come here alone, remember? Ma infatti, quell'altro due... Do cazzo state? A damned clue. Me neither. Right. We pass the kitchen, I'm grabbing a bottle. That's it. I'm officially tired of waiting to be rescued. Why didn't you just do that before? You said your friends were coming. And you're fine. Of course you are. Why don't we get out of here? So, back through the castle then. There's a better way than fighting through the Duke's entire army. I'll show you.
Cunari di altre razze. Figata. Molti ritengono che Cunari sia il nome della razza di bestioni cornuti provenienti da nord. Si sbagliano. Cunari significa popolo del Kyun. Esistono elfi umani e persino nani che si sono sottomessi al Kyun e che si ritengono Cunari. Tutti i soldati dell'impero devono essere ben cosci di questo aspetto. Qualsiasi persona potrebbe essere una spia Cunari. Che infatti questa è una cosa ancora più greve, perché se esistono i Cunari di altre razze, cioè vuol dire che nella società del Tedas chissà quante ce ne stanno. Noi sappiamo che, non mi ricordo dov'è, a Rivain, in quella zona lì, ci sta l'unica città che è un mischiaticcio, no, Cunari e non Cunari e cazzo. Però magari ce ne esistono nel mondo altre città che sono state totalmente convertite, però non lo sai, perché giustamente la maggior parte delle persone pensano a Cunari come la razza vera e propria e non alla religione, ed è un bordello. Le persone convertite diventano fanatici per loro stesso volere o in seguito alla rieducazione dei Ben Asrath. Tuttavia i convertiti comprendono perfettamente la nostra cultura e possono muoversi inosservati nelle terre del Tevinter. Se elfi, potrebbero persino tornare alla schiavitù. Cioè, madonna, perché giustamente tu dici, quale modo per tenere meglio d'occhio un mago del Tevinter, un magista del Tevinter? Mandi un elfo Cunari come schiavo. Sono talmente tanto sottomessi a questa religione che ritornano a essere schiavi pur di fare la spia. Queste spie, se non vengono scoperte, trasmetteranno informazioni vitali a Parvolen. Questo ti spiega come Parvolen sa un sacco di cose, come anche così avanzata tecnologicamente, perché noi del Tevinter non è che ci siamo stati, sappiamo relativamente poco di stato attuale. Magari la polvere da sparo è roba dei Inter o altre cose. Cioè, che cazzo di puttanaio. Potrebbero persino cercare di convertire altre persone instillando il dubbio di incertezza. Tutti i soldati imperiali devono fare attenzione a eventuali segni di tradimento. Cioè, questo ti mette un semino in testa pericolosissimo, perché tu dici, cazzo, io non mi posso fidare di nessuno. Non mi posso fidare di nessuno che magari è una cazzo di spia del Kyun. Cioè, è per questo che loro magari sono così tanto avanzati tecnologicamente, perché stanno ovunque, sanno informazioni da ovunque. Oddio, altri enigmi, no? Ma che cazzo stiamo su Resident Evil? Si è fatto un ritratto di se stesso con le cose per terra. La stiamo a fare i seri? Già hanno un cazzo da fare quelli di Orlé. Va bene, uno di quei cosi con le figurine. Almeno questo dovrebbe essere. Questa è una cagata in teoria. Ragazzi, che mi raccontate? Come è andato il vostro mercoledì? Guardate, state nel chill stasera. A vedere sta faccia di sto testa di minchia madonna ti prendesse fuoco la barba. Io sto guardando uno fare un puzzle tipo indovina chi. Ho una concentrazione, raga. Neanche durante l'esame di calcolo delle probabilità sto così concentrato. Porca puttana. Sentite, lasciamola a fanculo per un attimo. Andiamo da un'altra parte. Ora gioca con i colori, ma davvero. Ah, perché? Madonna, no. Guardaci con tutti i colori. Che figata, che cazzo è che c'aveva l'arancione, Isabella, vai. È un daltonico, se la prende modestamente nel culo, credo, Barotto. C'era una porta verde. Ah, questa. È il verde come cazzo? Il verde è un giallo schiarito. No? No. Sbagliato. Blu e giallo. Grazie che ci siete voi, perché io teoria dei colori o qualsiasi cosa associata... un cazzo. Meno male che mi date una mano voi. 14 persone che stanno vedendo sta roba. Grazie anche ai lurker. Tanto torniamo sempre qua. Ma porca puttana. Questa è la follia che sta entrando. Lo facciamo in un cazzo di minuto quell'indovinello. Oggi sto fresco, non è vero? Fresco di tutorial, ragazzo. No, no, è che proprio questi cosi, Harlock, io all'università ho fatto un esame dove ti facevano a varie grandezze, tipo dei 5x5 pixel, 10x10, 25x25. So dei cazzo di robbi logici, so come i cubi di Rubik. Esistono i programmi che fanno i cubi di Rubik, cioè li risolvono almeno. Ma che cazzo? Piano, per Dio. Guardate, voi non avete idea. Io ogni volta che stacco la live mi metto a rivederlo, no? Mi riguardo la live. E compagno, proprio c'è un frame in cui io sto così al centro come uno stronzo e faccio porca ma. Dopo che magari ci sono stato mezz'ora, continuo a dirlo, nei DLC si vede tantissimo l'amore extra che ci hanno messo, ma anche proprio per la costruzione degli ambienti e tutto il resto. Pensavo stessero per esplodere, ve lo giuro. Even Jan. Shut up, Raleigh. Great. I lost a priceless dagger and gained 3 disloyal thieving sea dogs.
Beh, magari è la tua prossima ciurma. Però è bellissimo il fatto che lei se ne accorge del fatto che Hook la sta influenzando. Lei dice male, ma in realtà bene. Ce la stiamo facendo di diventare, per quanto possibile, appunto, rubare una reliquia che ha fatto morire centinaia di persone. Ma una persona buona. Ma quindi serviva soltanto a questo? Cioè, basta? Bravi tutti, alla prossima. Era per far diventare Isabella una persona migliore. Ma ora, a livello di trama, come stavamo messi? Abbiamo appena iniziato il capitolo 3, quindi prima o poi esploderà sta guerra templari maghi. Che tra l'altro, come ho detto anche la volta scorsa, io rivedendomi le live, quando siamo andati dentro al rifugio del tizio che ci ha ammazzato la madre, la lettera dal tipo del circolo dei maghi era firmata O. Io adesso non so se è un caso, se è vero o meno, però ho detto che potrebbe essere Orsino. Quindi paradossalmente Orsino ci ha indirettamente ammazzato la mamma, se questa cosa sia vero o meno. E indirettamente potrebbe essere anche che Orsino stesso è un mago del sangue, il che è piuttosto greve. Io sono sempre più propenso anche di roleplay a stare con i templari. Cioè io come Lich sono molto più centrale, perché non mi butto né da una parte né dall'altra, forse un pelino dai templari, ma come Hook sto molto molto di più dalla parte dei templari. Ma anche perché Hook ne ha viste troppe de merda. Cioè ha visto un mago del sangue che gli ha trasformato la madre in un cazzo de golem de carne, ha visto troppi 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 maghi fare delle puttanate. Per carità, la sorella non è così, ok, però la maggior parte dei maghi sì. Per quanto anche magari abbia la fidanzata, chiamiamola così, Meryl, che è una maga del sangue, cioè per carità, c'è utilizzo e utilizzo della magia, però ne ha viste troppe troppe troppe. Esatto, pure quella roba, Fiorella, che tu vai ad aiutare i maghi e ti fanno: guarda, ammazza il templare che ci ha parato il culo, così scappiamo. Ma perché, Dio Cristo? Perché? Ma che cazzo? Ma manca sta a fa così, per Dio. Che cosa sono ste lupi? Ma che figata! È uno scheletro che sta usando come barriera! I could swear there was... Trust me! Talis! E ho capito che fa, pure se fosse arsa al cancello. You'll do Prosper's bidding after he left you here. I do not fight for him. The Duke is a fool. His enemies are posturing, guileless lot. But you... are worth testing. Prosper can fight his own battles, and I shall choose mine. Hanno ritradotto un'altra volta de merda, perché lui ha detto: non è che mi incuriosisci, sarai una buona sfida, una buona prova, e cazzi e mazzi vari. Ma va bene. Ma quelli sono tutti maghi. Buongiorno. Oh, sono arrivati i signorini a darci una mano. Ma bravi. Inutili, ma bravi. Missed. That would have been a nice shot too. You didn't think I was leaving, did you? Ma in realtà no. Sto prendendo alla leggera questa cosa. Io sto prendendo alla leggera la cosa che lei sia una spia del Kyun. Probabilmente sì, perché effettivamente si è convertita al 100%. È dritta così. Mi pare molto un po' più storta di un Kunari standard. Ma ok, dietro ai tizi è spawnato Cristo e un mago leggendario. Ma perché? Ma da dove? Ma Dio Cristo. In between running for my life. Of course I read it. Ah, sarcasm is one of the demands of the Kyun, you know. No, it's not. So you did read it then. Ma che quindi lei porta in giro tipo le bibbie del Kyun? Cioè le dà, le distribuisce. Guarda, se ti interessa, dagli una lettura, magari ti intriga. Va bene. Sì, sì. C'ha tipo How to Kyun. C'ha la guida, letteralmente, che le distribuisce. And there's the way out. See? I told you I had a plan. It was a good plan. The kind that had an escape and everything. I think you're right, Talis. So you could go. There are, however, other options. People? What did you have in mind? You've been so reasonable since we were captured. I'm hoping that hasn't changed. What Salit is going to do will harm so many innocents. My people, as well as yours. It's my duty to stop him. Even so, I can't do it alone. Not anymore. E adesso? You've made your argument. What am I supposed to do with it? Whatever you decide. I'd be a fool to have a reluctant partner at my back. I get the feeling you're an exceptional person, Hawk. Here's your chance to prove it. Ah, cioè proprio qua ti danno la scelta: vattene a fanculo o segui Tabbe. Ovvio che la seguiamo, che cazzo, cioè, dobbiamo starlo pure a D. Lascia Talis, unisci dieta. Questa però figa come cosa, carina. Vieni su, invece di fare la sottona.
I knew you were a worthless traitor the moment I laid eyes on you. Baron Arlange, you really want to do this again? You filthy turnip! You humiliated me! Ma in realtà non mi ha chiamato bietolona, mi ha chiamato rapa. Mi ha chiamato turnip. Che cazzo di insulto è? Maledetta rapa! Tornato il bambino, sì, vuole morire proprio male. Non è contento, vuole morire male. No, ma per Talis veramente hanno avuto tipo il fiore all'occhiello, perché l'hanno fatta molto più bella come elfa, perché è tipo uguale alla doppiatrice. Gli hanno fatto tutte le animazioni uniche. E proprio hanno detto, guarda, tu volevi questa roba in Dragon Age 2? No, col cazzo. C'è qualcosa da ridì? Valla di Alliei. Noi volevamo farlo. Kunari. Ah, però sotto Alba Shot. Sì. Che cos'era? L'asilo. How could anyone choose to have free will taken away? To submit? You submit all the time and don't even know it. Oh, say that again, you pasty wench. Is a sparrow, buffeted by the winds, free to choose where she flies? Think of it this way. I chose to accept the purpose to which I was born. No one is born to a purpose. But everyone is born with potential, and the Kune demands the best from all of us. Though, I suppose one could just choose to waste one's potential, like you clearly have. È belli questi discorsi, proprio, che ti fa vedere dei discorsi, perché col fatto che lei non è proprio un Kunari fin dalla nascita, ti fa vedere che comunque c'ha quella sua parte di mentalità, che è quella ancora, insomma, che può parlare, che non è totalmente dritta, però è comunque molto molto fedele al Kune. Tet Marevas. Oh, questo è ancora diverso. Che cazzo dei semi? Oh, oddio, un Kunari, minchia, Bonnie, l'abbiamo detto mo, un Kunari differente, guardalo con tutte le cicatrici, con le corna spezzate. Che cazzo è successo qua? Infatti sta nel DLC, sì, è ovvio, sempre, sia mai. È scivolato qualcuno e ho livellato. Si è spezzato il collo un Kunari per sbaglio, che poi non so Kunari, vabbè. Io, come vi dico sempre, li continuerò a chiamare Kunari per la semplicità, perché se ogni volta dobbiamo metterci a fa' come loro, che identifichiamo tutto, è un puttanaio. Ma perché tecnicamente no, è quello il fatto, Star. Cioè, questi tecnicamente non so Kunari. È come dire che questi sono cristiani, ma non so cristiani. Vabbè, che cazzo me ne frega. Ma ammazziamo sti cavolo de pelle grigia. Qua, madonna, se sbagliavo il colore era la fine. Infatti è pure questa cosa che è un po' in puttanaio, perché no, ok, esiste Kune. Dal Kune esce il Kunari, cioè quello che lo prega. Da lì anche il Talbashot, cioè quello che lo rinnega. Però in mezzo a tutto sto puttanaio ci stanno i Kunari che non so del Kune. Quindi paradossalmente ci stanno anche i Talbashot, non so propriamente Kunari. E poi c'è la razza che è ancora differente. Ma che cazzo di puttanaio? Che cazzo di puttanaio? Sì, è vero, è più un credo, uno stile di vita, un dogma. Diciamo che è un puttanaio il Kune. Ogni volta che ne chiacchieriamo veramente escono fuori talmente tante robe. Però vedi, già rispetto a quelli degli Assassin's Creed, dipende, quello corrotto no. Perché in realtà, da come si stanno a dimostrare recente, mi sembrano un po' dei paraculo. Però vediamo. La barba fatta di cera. Atas Shokra Ben Hasrath Ebala Marath Bendar Salit Asit. Satarith Barak. Anat Kufir Abaz. Atas Raval. Pane Heban. Allora, ho capito tre parole. Salit is already here. He's meeting with the Duke at the base of the mountain. Then we're going the wrong way. We need to get down there before it's too late. Ah, ok. In realtà ho capito tre cazzate, ma ho capito il filo del discorso. Però ha detto Bas e probabilmente diceva tipo che, traduzione di Kunari, probabilmente tipo si è alleato con uno straniero, con un Bas, quindi magari si è alleato col tizio de Orlé. È quella la cosa. Perché veramente l'ultimo Panaedan è tipo arrivederci, se vedemo, una roba del genere. Buttaci una sorate, così a caso. Però vedete, una volta che voi sapete quelle 3-4 paroline del cazzo, potete un attimo decifrarlo. Però perché gli ha detto tutto? Cioè, se lui era un Talbashot, tipo il cattivo, ho perso, quindi dirò tutto quello che so. Let's get this over with, Canary, before your assassins find us. Already I regret agreeing to spare them. I have chosen my path. That choice should not. Bashera! I am here to facilitate your deal with the Empress. Ah, sei anche tu un Kunari. Mi sa. Ma sa di sì. Perché gli ha parlato in Kunari. Tu sei una spia che sta vicina all'imperatrice per dare informazioni al Kune. Forse.
Che bello lui esteticamente, però, Cristo e Dio. Perché non li avete fatti tutti così? Guarda che fregno! Well, names, Your Grace. It's a list of names. What is the meaning of this? You asked for a weapon. I am providing it. We expected the formula for black powder, dreadnought plans, a map of Cunandar, anything. This is useless. Your Grace. Champion. I should have known you would turn up. Allora, in realtà sono un po' confuso. Bello, tra l'altro, ci ho fatto caso adesso. Non c'è Talis qui in mezzo a noi, perché Talis è stata dall'altra parte che è scesa. Furtiva. Figata come cosa. Perché il fatto che adesso che loro hanno buttato in gioco sta roba, come dire, voi è un puttanaio. Perché tu cominci a quella sorta di guerra fredda del tutti possono essere una spia o no. Diventa sta cosa del genere che è un puttanaio. Vabbè, ma la guardia c'ha la percezione passiva del merda, che gli frega. Hai notato a chi ha passato il documento? Mi sembra un Arlecchino. Ah, ok. Mi sono distratto guardando la chat. Letteralmente Talis ha fatto tipo Jack Sparrow. È arrivato, si è messa un elmo. Grazie, arrivederci. Che figata. Uno dei miei numerosi talenti. I have an excellent sense of dramatic timing and good hair. Joke while you can. You will not find it funny for long. Talis. I said I would stop you, Salit. And I said I would slay you if you tried. If anyone is to do any slaying, it will be me. Ah, la cosa che attira le viverne. Cioè, è bello che questa scena qua, questa location qui, c'ha più dettagli di penso tutti e tre i capitoli di Dragon Age Standard. Perché ci stanno i cunari unici, la viverna, tutto bello esteticamente, i tizi d'Orlé, noi, Talis che fa tutte le cose, la regia. Questa è una figata, eh. Va bene, noi andiamo addosso al duca, brutalmente. Tanto lui usa tipo una balestra. Buono. Scusa, questa devo prenderla come una skill da bardo. È sovrannaturale. Arrivi pure tu, cucciolo. Guardalo, che bello. Che figata. Però madonna, che figa. Senti la musica, tutti sti nemici differenti. Che figata. Bello come lui sia tipo un maestro di tutte le evocazioni che c'ha i mabari, le bestie. Dai, entra col cucciolone, che non si sa. Oggi quella dannata creatura è particolarmente indolenta. Non vedo l'ora di staccargli la testa, Dio Cristo. Però che è tipo si è fatta addosso col suo stesso veleno. Ah, mi sa che è quello, è vero. Mi sa che ogni tanto si stannerà per le rape. Ma quanta stracazzo di vita devi avere. Con quale animazione me lo sta dicendo? Io pensavo si stesse schiantando per terra, eh. Cioè, tutto potevo pensare, fuorché stava andando in groppa. Andy pare che gli si è rigenerata la vita. Che cazzo ha messo là per terra? I hope you enjoy my trap. Ma che cazzo è un assassino d'Assassin's Creed? Sta sulla testa della viverna in equilibrio mentre fa tutta sta cosa. E mettiamoci qua? Le cose stanno per esplodere tutte? Ma che figata! Ma che cazzo di figata era! Ma bellissimo! Lui è il vero maestro della caccia, comunque. E lui è il cacciatore, tra l'altro. Che figata assurda! Magari se si schianta su un muro si stanna per un tot? Dai, lo sto aggrando io, voi menategli! Se sta fermo, sì. Non si può schiantare al muro. Sì, no, questa infatti l'Arishock se lo mangia, letteralmente. È così stupido che potrebbe caricare oltre il bordo. Toglietevi! Ah, perché così si ferma! Che figata! Vedi che potevano fare con l'Arishock tutte ste cose? Porca puttana! Fighissima sta roba! E sta cominciando a rimettere le trappole.
Ma voi che cazzo volete fare? Ma toglietevi dal cazzo che ci stanno gli dei che stanno a fare pizze. Arrivano le guardie. Mannatevene a fanculo. Non c'è un punto salvo, ragazzi. Questa ce la prendiamo sui denti. Siamo per morire tutti, ragazzi, ma moriremo con stile. Ma sai che vi dico? Aspettate. Tanto pure se c'è sciotta a tutti, c'ho un modo. Via, qua. Che Dio ce la mandi buona e possibilmente senza mutande, come si dice. Va bene, siamo sopravvissuti. L'importante è quello, ragazzi, anche perché io faccio questo. Madonna Midal, se mai ti incontrerò ti limono. Grazie per aver creato sta pozza. Volevo non crashare, io che dico, ah, oggi sta andando tanto bene e un cazzo. Che palle, ce la dobbiamo rifare tutta. Fammela rivedere perché prima non l'ho notata. Non l'avevo vista. Ma perché lei tipo ne sgozza uno, si fotte l'elmo e si mette lì, una roba del genere. No, oh, che bella sta cosa. La musica comunque me la metterò per quando faccio le fight, mentre le mastero, perché è veramente figa. Mi piace un botto, è leggera, da quel mood giusto. Bella, bella, bella. Mi sa che è il muro. Se cade giù, si triggera. Se lui si lancia di sotto troppe volte, crasha. Credo sia quello, perché è successo anche prima. Possiamo farlo cadere una volta. Sì, sì, prova a prendermi. Oh, pezzi di merda. Che stai per fa? Una mega scatarrata. È baffa. Ha usato quella roba perché è infiammabile. Minchia, se non ti togli dal cazzo, quello è veramente un total party kill. Non ti avvicinare a quella scogliera, pezzo di merda. Vieni qua. Sbrigati a morire. Keep away from me! The Empress will hear of this! Orle will burn Kirkwall to the ground! All of you will die screaming! I swear it! Mi sa che prima toccherà a voi! And who is going to tell her? You wouldn't dare! Wouldn't I? You see that? He bounced. Atash Varin Kata. If the Duke only knew what he nearly had in his grasp. Thank you. There's no way I could have done this without your help. What is the scroll? This is a list of agents throughout Thedas. Kinari, like myself. Many of them have children, family, friends. They're people you wouldn't suspect. Some have even left a Kune behind. But if this list fell into human hands, they and everyone they know would be killed. The Arkune believes they knew the risks. But what about the innocents? I couldn't let this happen. L'Ari Kune che è tipo la guida, quella spirituale, perché c'è l'Ari Shock, l'Ari Kune, quindi è tipo il papa dei Kunari. Questa è una cosa greve più che altro, perché questi sono talmente tanto infischiati nella faccenda che hanno fatti i figli e cazzi e mazzi vari. Magari effettivamente non è che non amano le mogli e compagnia, però è greve. Dammi la pergamena, non credo mai nella vita lo direi, anche se è una cosa molto interessante. È greve anche perché l'imperatrice voleva essenzialmente estirpare tutti gli agenti che magari erano Orlé. Felice di averti aiutato. That's what you do for a friend. A friend? Is that what I am? That's up to you. I like the sound of that. Ma che cazzo baci? Sì. I know. Chills right down to the toes. Here we go again. Oh, before I forget. That was going to be the heart of the many. You'd find a jewel while I'd go off and find Salit and be back before anyone was the wiser. I suppose nothing ever goes like we plan, does it? Take care of yourself, Hawk. Maybe we'll meet again. Oh. Sì, ma non ho capito perché vi siete limonate. Let me guess. You haven't seen Talis since that day. A safe assumption, given her nature. And who is left to appease Orle after a duke's murder at the hands of the champion of Kirkwall? Prosper invited it by dealing with Talvashoth, possibly under orders from Empress Selene.
Imagine the scandal if that was known. If you believe a Kunari agent. Well, that's the difficult part, isn't it? I don't know why Hawk helped Talos. I suppose she was pretty for a Kunari. Whatever the reason, I doubt it's the last we've seen of her. But what do I know? I just tell stories. Cioè, praticamente il DLC è proprio finito. Bella, bravo, il tesoro. Se siamo visti. Oh, I met your champion. Sta fa qui. È vero. Marilyn mi strappando. Ma sì, ma che io volevo soltanto flirtare. Vedi, a Ben, te preoccupa. Ma che cazzo? Piano del Cure era far precipitare il mondo nel caso facendo cacciare i suoi agenti. Nello stesso momento avrebbero fatto un'invasione di massa. Ma perché infatti era tutto premeditato. Che figata. Fine, quindi è diventata veramente pure lei stessa un talva shot. Speriamo che non sia morta. Ma belli, i DLC sono veramente la parte più figa. E allora, Meryl, ti devo dire una confessione. Ho limonato per errore un'altra elfa. You know, I'm starting to think Sandal is watching. Non gliene frega un cazzo. Vabbè, meglio così.